Guardate che meraviglioso tavolo tecnico! È qualcosa di bello! Intanto il ritorno di Max Moras! Come Ciao, buonasera, grazie. stai, Sto Max? bene, molto bene, grazie anche per l'invito, Ah, perché siamo ritorno felicissimi di se... riaverti qui, Ecco, io eh! ritorno sempre ben volentieri. Eh sì, ritorni un po' a casa, dai! Sì. Casa sua ormai, questa, Marco Tavian! Ciao Quindi Giorgia, buonasera a ormai te. è il padrone di casa! Beh, non diciamo così, però è un piacere, guarda con chi ho al mio fianco questa sera, sono veramente orgoglioso. Bene, è tornato anche Paolino Poggi. Tutto Ciao Giorgia, buonasera. bene? Sì, non Non c'è ci vediamo male. da un mesetto, ma la situazione non è migliorata, eh? Avremo No. modo di parlarne. Il momento è veramente delicato, abbiamo bisogno come sempre anche della tua analisi. C'è Alessandro Surza? Ciao, ciao Giorgia, non mi muovo, io sono Non qua si muove, e lui è sempre buonasera a con noi. tutti. Buonasera a E tutti. ovviamente vi preannuncio che avremo un sacco di ospiti, un sacco di approfondimenti, torneremo su quanto accaduto oggi in Consiglio Comunale, insomma avremo una puntata bella movimentata. Per tirarci sul morale, perché è inevitabile, abbiamo bisogno di qualcuno che sorrida alla vita e provi a far sorridere anche noi. Ed è per questo che noi siamo sempre felici quando viene a trovarci Sandy Lovric. Ciao Sandy! Ah, buonasera. Come andiamo? Bene, Bene, allora, prego, bene. accomodati. Grazie. Momento difficilino, eh? Sì, è un momento non facile. Lo sappiamo tutti che è difficile, però c'è solo un'opzione e questo è il duro lavoro, testa alta, e il focus è 100% adesso per la prossima partita. Senti, ma vi sentite un po' dentro il tunnel? Nel senso che allora già ci sono i risultati che faticano ad arrivare, no? A volte anche con delle prestazioni ottime, a volte meno buone, però non c'è mai una domenica che vincete di fortuna, diciamo così, no? Quindi non vi arriva mai la buona sorte a darvi una mano in campo. Poi c'è tutto l'extra di questo mese, il mercato. Il caso Magnan, l'incubo di pensare di giocare a porte chiuse contro il Monza, tutto questo esterno vi ha turbato, vi sta turbando? Penso di no, perché siamo tutti professionisti, non è il primo mercato e sicuro anche non è l'ultimo, però dobbiamo sicuramente prendere responsabilità, dobbiamo sicuramente migliorare e adesso anche il momento per far vedere che gruppo siamo. Dobbiamo alzare la testa e, come ho detto, dobbiamo concentrarci per sabato, che sarà una partita importantissima per noi e lo sappiamo tutti. E adesso penso che anche quel momento è molto importante che la testa è tranquilla, che non ci lasciamo disturbare dalle cose da fuori, che siamo uniti come gruppo, che lavoriamo duro e che a sabato facciamo tutto per vincere a casa. È chiaramente una partita fondamentale, no? Da chi parto? Da te, Paolino, che un po' che manchi. Siamo finiti un po' dentro un tunnel, no? In cui veramente facciamo fatica perché ogni volta devi ripartire, devi trovare le energie per ripartire. Magari ci sono, come ho detto, delle sconfitte ingiuste, delle sconfitte tante subite in rimonta. Quella di ieri un po' meno, nel senso che quella di ieri era giusta, però di fatto sei sempre lì a doverti rialzare con una classifica che brucia tanto e con l'ambiente esterno che non è esattamente sereno per tutto quello che è Non successo. è l'ideale, diciamo che non è stato un aiuto soprattutto nelle ultime settimane, però bisogna guardare in faccia la realtà, nel senso che non c'è più tempo secondo me per avere dei retropensieri, per pensare a quello che si sarebbe potuto fare, per pensare a quello che si sarebbe potuto guadagnare in alcune partite, ma bisogna prendere coscienza della difficoltà del momento. Bisogna, in un certo senso, mettersi l'elmetto. È il momento di fare battaglia questo, è il momento di lasciar perdere l'estetica, ma di badare alla sostanza, è il momento di
vincere i duelli, ognuno deve vincere il suo duello per portare un beneficio alla squadra. È il momento di isolarsi, come ha detto Sandy giustamente, rispetto a tutto quello che c'è attorno e cercare di uscirne come gruppo, perché individualmente sarebbe troppo facile morire. L'unica salvezza è salvarsi come gruppo. Max, tu che dici? È da un po' che manchi, l'hai vista sempre da fuori? Sì, l'ho vista sempre. La situazione, sì. Che idea ti sei fatto di questa stagione così difficile? Guarda, allora, partiamo che fortunatamente il mercato si chiude... Giovedì è chiuso, quindi... Mancano tre giorni di sofferenza. Tre giorni, quindi anche tutte le distrazioni. Chi rimarrà all'Udinese dovrà realmente sposare la causa dell'Udinese, perché adesso c'è una classifica veramente... che fa paura. Le prestazioni, specialmente l'ultima, se dobbiamo vedere, invece di vedere una reazione da parte della squadra, una reazione vera, abbiamo visto un secondo tempo veramente che ha messo in difficoltà tutta la parte anche della tifoseria, di chi si aspettava un po' di più, però penso che un punto così basso non lo puoi toccare. Hai la fortuna di trovarti una squadra come il Monza che arriva, che è molto pubblicizzata per il calcio, per l'allenatore, però tu puoi avere sicuramente fare una prova, come ha detto un attimino Fanghesandri, che il duro lavoro, il sacrificio, il crederci per regalare realmente alla tifoseria dell'Udinese quello che si aspettano e quello che si meritano, perché quest'anno realmente è un momento veramente tanto difficile, perché le vittorie non arrivano per distrazione, non arrivano magari per mancanza di quella qualità che eravamo abituati a vedere l'Udinese, che nei momenti difficili usciva sempre con la qualità del singolo giocatore. Quest'anno fa più fatica ad uscire. Quest'anno fa un po' più fatica ad uscire, perché forse quella qualità in più sta mancando. E poi ti dico, io rimango sempre fiducioso, perché proprio la vivo sempre così e ci credo, perché un impianto come l'Udinese, una società seria come è sempre stata l'Udinese, difficilmente, come sento parlare l'anno della Serie B, no, quello è disfattismo puro. Io ci credo, e ci credo che dal momento difficile bisogna saltarne fuori, però rimango sempre alle parole che ha detto un attimino fa un giocatore rappresentativo, come lo sei diventato e come l'è diventato lui. Sicuramente se ti seguono, e come anche ti ha presentato Giorgia prima in questa tua solarità, ecco, sì, forse è quello che dovete ritrovare voi come squadra. No, è vero, poi certi dicono, vabbè, ma cosa ridete che siamo terzultimi, però io credo che invece la serenità, anche la leggerezza, se vogliamo, nei momenti in cui va tutto male, serva anche un attimo per farti staccare e dire, ok, fermi tutti, riflettiamo, respiriamo, e proviamo ad andare avanti senza il peso, perché in questo momento sta diventando tutto pesante. La stagione è pesante, i risultati, come sono venuti, gli infortuni, tutto quello che è successo col Milan. Poi, mamma mia, va via Samardžić, poi non va più via. Mamma mia, va via Perez, poi non va più via. Cioè, c'è tutto un continuo destabilizzarsi e destabilizzarci che è veramente faticoso. Ecco, da cosa sei preoccupato di più, Marco? E da cosa invece, da cosa trai la speranza? Beh, sono preoccupato dalla classifica, perché poi quello che mi fa paura è quella. Però io ribadisco il concetto, innanzitutto concordo con entrambi, che credo solamente tantissime cose corrette. Io sono uno che ha sempre allenato la positività. Quindi sappiamo che sabato sarà una partita importante, poi vengo da sabato in poi, vi spiego qual è il mio pensiero. Dovete partire che la squadra c'è, perché io continuo a ripetere ormai dal mese di settembre, questa squadra non vince ma non perde. Voi mi direte, sabato abbiamo perso con l'Atalanta una brutta partita, certo, ma abbiamo perso solamente con le prime 5-6 in classifica. Quindi se tu dopo 20 partite, 22, dimostri di rimanere in partita con tutte le squadre, lasciamo stare le rimonte come è andato, i risultati eccetera, dimostra che la squadra ha qualità. Però è altrettanto vero che le partite mancano sempre meno e la classifica fa paura. Quindi io l'ho detto anche sabato e lo ribadisco questa sera, a noi mancano 5 vittorie e 4 pareggi. Conto matematico se vogliamo salvarci. Dobbiamo iniziare da prima possibile. Sabato è una partita, ma lo sarà anche lunedì prossimo a Torino con la Juventus, perché io ho detto 5 partite, non ho fatto i nomi. Però da lì in poi bisogna giocare con un'altra mentalità. Come diceva giustamente Paolino, adesso bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo. Adesso bisogna portare a casa il risultato. Adesso bisogna far capire ai giocatori che sabato qua non escono con punti. Perché
purtroppo mancano poche gare. La qualità c'è, siete una squadra di un certo livello, degli addetti ai lavori, scusa il gioco di parole, questa rosa non rispecchia la classifica, sì, perché vero, si meritavano sicuramente molti tutti, punti in più, però Sandy, se dopo 22-23 giornate hai questi punti, vuol dire che te li sei meritati, ce li siamo meritati. Anche secondo me. Allora, sì, tiriamo una bella linea, sappiamo chi siamo, non siamo quelli che meritiamo questi punti, ma purtroppo sono questi, ma da adesso in poi si gioca con la scimitarra, perché purtroppo mancheranno sempre meno gare. Sabato, io non dico che è da dentro o fuori, perché poi mancano altre 14 partite, sì, però è una gara molto delicata, a prescindere se sarà lo stadio aperto o non aperto. Cioè, sabato da qua il Monza deve uscire con 0 punti. Deve essere aperto. Questo è assolutamente l'imperativo che dovete avere, perché ve lo meritate per l'impegno, per le prestazioni che avete fatto, perché quei pareggi gridano vendetta. Ma la classifica dice che abbiamo 18 punti, sono troppo pochi. È vero, è vero. Insomma, siamo un po' così, consapevoli di essere arrivati al momento in cui bisogna svoltare, no? Anche perché comunque ci siamo lasciati alle spalle, è vero, un punto in un mese, ma è stato un mese folle questo qui di gennaio, no? La Lazio, il Milan, l'Atalanta, cioè insomma è stato la Fiorentina, è stato un mese oggettivamente difficile, ok? Ora... andiamo a vedere tra l'altro il calendario del prossimo mese, del mese che ci aspetta, non dico che sia morbido, però è il mese in cui qui adesso devi un attimo accelerare, no? Perché insomma togli la Juve, sono partite che non puoi partire dicendo siamo inferiori, cioè nel senso, no? Sei spacciato, non lo puoi dire. Quindi, queste sono partite, questo è un mese in cui devi provare a cambiare prima che sia troppo tardi la rotta di questa stagione. Come dicevate voi, le qualità ce le hai, devi crederci, devi lasciarti alle spalle tutto quello che è successo e provare veramente a resettare e ripartire. Tu però, in questo momento così difficile, sei tornato galvanizzato. Allora, a me è piaciuta questa cosa, che tu hai vissuto un momento quando è arrivato Cioffi in cui magari non giocavi sempre, hai avuto anche qualche problemino di infortuni, ci eravamo sentiti, no? Però hai lottato, l'hai messo in difficoltà con, insomma, una concorrenza che non era male davanti, perché Pajero stava facendo benissimo, Samardzic ce lo conosciamo tutti e quel posto lì te lo sei ripreso. Ecco, quindi dietro al sorriso, vedete, così bisogna esserci, pure una bella grinta, eh? Certo, quando ero l'ultima volta qua ho già detto a quel punto lì ho iniziato di fare di più. Ho iniziato di fare di più perché non volevo accettare anche in quel momento dove eravamo, in classifica era già lì un po' difficile e non volevo accettare quello. E ho deciso per me che cosa posso fare io di più per aiutare la squadra che andiamo un passo in avanti. E la prima cosa che posso fare è alzare il mio livello individuale. E lì ho cambiato sicuramente un paio di cose, ho aumentato l'allenamento, anche il cibo, tante cose. Cioè hai detto proprio adesso voglio svoltare? Certo, perché come ho detto non potevo accettare la situazione. Non accettavi né la situazione di squadra né certo, la tua, certo. Giustamente. E poi pensi anche, va bene, cosa posso fare io? Cosa posso fare io a livello individuale per aiutare Udinese? Poi, come ho detto, lo sai, va bene, il tuo performance individuale, se lo alzi, puoi dare un mano alla squadra. Certo. Penso che questo è anche la strada, anche adesso per uscire su quella situazione, che ognuno di noi aumenta il suo, la sua prestazione individuale e poi se tutti noi aumentiamo arriva sicuramente quel risultato che tutti abbiamo bisogno. E penso che è quello anche la cosa che voglio anche dimostrare anche ai nostri giovani, va bene. Momento difficile, ci sono due opzioni, o molliamo o facciamo di più. Penso che fare di più è la cosa giusta e questo penso che
deve essere e sarà la nostra strada di uscire su quel momento. L'umore com'è dentro il gruppo? Cioè, pesano un po', pesa un po' la situazione? In generale, dentro il gruppo, l'umore? Certo, come no. Se dico no tutto bene, non è la verità. Però, come ho detto, adesso, in quel momento, anche da noi, dico, un po' più esperti, giocatori, è importante dare anche ai più giovani un po' la tranquillità, perché adesso perdere la testa non penso che sia la cosa giusta. Per questo è ancora più importante noi, dico, noi un po' più esperti. Ti stai già dando del vecchio, praticamente. Diciamo in calcio un po' okay. Più esperto, sì. Okay. Di dare un esempio come dobbiamo fare in quel momento, di non, come detto, non perdere la testa, no. Con umiltà, con duro lavoro, con alzare la performance individuale e trascinare tutta la squadra per uscire sul quel posto della classifica e su quel momento. È brutta quella classifica. Certo, sicuro, come ha detto anche lui, non è che meritavamo quel posto, perché c'erano tante partite anche l'ultimo minuto che ti fa male come giocatore, ti fa male, entri e poi dici 90esima, 88esima. Però è anche così, non possiamo cambiare questo adesso e non ha anche senso adesso trovare scuse o qua, no, è adesso così e adesso è molto importante di anche non pensare troppo in avanti, pensare va bene, domani c'è allenamento, sabato c'è partita, vogliamo vincere quella, vinciamo quella e poi pensiamo alla prossima. Saggio, eh? Saggio, ragionamento da saggio. Sei maturato in fretta, eh? Allora, andiamo a vedere qualcosa di Sandy? Sì, andiamo a vedere qualcosa perché, come ha detto lui, c'è stata una svolta, no? nella sua stagione, una stagione che in realtà era partita bene, come abbiamo più volte raccontato. Poi questo episodio forse è stato il punto più basso della stagione di Sandy, l'espulsione che ha portato insomma a una giornata di squalifica e poi un affaticamento muscolare. Poi ritorna in campo, in questa occasione qua contro il Monza, quando c'è Cioffi in panchina, però non è titolare, pure si impegna, ma non è titolare. Poi però, come ha detto lui stesso, qualcosa cambia, fa click nella sua testa e torna ad essere Sandy Lovric, l'uomo che avevamo imparato a conoscere l'anno scorso. Quantità e qualità, prima su Zaccagni la quantità non lo fa passare, poi inizia con la qualità e poi andremo a vedere una grafica, perché davvero Sandy è tornato ad essere Lovric. Assist con la Lazio, gol con la Fiorentina con un'azione pazzesca, due passaggi fino in porta e poi il calcio col sinistro ragionato contro Ranieri, che cercava di chiudergli lo scambio con Luca, lui invece va in porta, la forza di andare via a Biraghi, in questa occasione sempre nella gara con la Fiorentina, e la qualità per servire Florian Thauvin. Nelle ultime partite è tornato Lovric, 7 consecutive ormai da titolare, grida forse un po' vendetta per le sue qualità questa palla qua, però anche contro l'Atalanta, se dobbiamo andare a identificare qualcuno che insomma comunque si è salvato in una gara un po' opaca, di sicuro c'è anche Sandy Lovric. Vi avevo raccontato di una grafica, perché noi siamo andati a fare un'analisi, caro Sandy, della tua stagione, che abbiamo diviso in 3 parti. Parte numero 1, le prime gare con Sottil. Tu, a parte l'ottava e la nona, dove non c'eri perché eri squalificato e infortunato, avevi giocato tutte e 7 le partite, 6 su 7 da titolare, 75 minuti a gara in media, però 0 gol e 0 assist. Poi arriva Cioffi, qualcosa cambia, tu finisci in panchina. 0 partite da titolare dalla 10ª alla 15ª con una media di 23 minuti in queste gare, 0 gol e 0 assist. Poi ecco che cosa succede, dalla gara col Sassuolo in poi sono passate 7 partite, tu le hai fatte tutte 7 da titolare, una media di 87 minuti, 1 gol e 3 assist nelle ultime 7. Forse questi numeri proprio rappresentano la svolta e allora io ti chiedo: cosa devi fare per mantenere adesso questo livello che hai raggiunto nuovamente dalla 16ª in poi, visto che hai panchinato uno come Pagero, che è molto forte, però Sandy Lovric si è ripreso il suo posto. Cosa devi fare adesso per continuare così? Continuare così. Continuare così. Cioè, dov'è che non devi proprio mollare un centimetro? Ancora di più. Se vedo questo, penso che... cosa hai detto? Le ultime 7 partite? Sì, no? Le ultime 7. Sono contento perché si vede il lavoro e il sacrificio che ho fatto
perché quando lavori in più ci sono tanti sacrifici, perché anche se lavori non solo sull'allenamento, lavori dopo l'allenamento, anche la famiglia ti vede meno. La mia figlia, la mia moglie ti vedono meno, e anche lì ho il sostegno di loro. E questo poi mi piace vedere, che questo che investo da un parte ti viene anche indietro. E adesso come per continuare, penso che questa è la strada, e adesso trovi, va bene, dove c'è ancora, dove posso migliorare ancora. Ho trovato la strada giusta, e adesso è importante continuare su quella strada, non fermarti, però sempre andare, anche se è piano, però chi va piano va lontano, no? E penso che questa è la strada giusta, e anche come ho detto, importante non essere adesso, va bene, ho visto questo, non sei contento. Se ricalano le statistiche, certo, ti chiamiamo e te lo diciamo. Certo, ti teniamo d'occhio adesso, non puoi mollare. Alla fine la statistica è bello per vedere, però la cosa importante è che l'obiettivo che abbiamo noi all'Udinese, la squadra, che arriviamo su quell'obiettivo, e per questo è importante dare tutto e fare quelle cose. Non, è bello vedere la statistica, però alla fine è importante che arriviamo sui nostri obiettivi. È bello vedere anche quel gol alla Fiorentina. Sì, anche sì, l'ho detto. L'ho detto che correre, arrivare, sì. Segnare. Eh? Sì, è bello, sì, vero. Vero. Ieri però si poteva tirare meglio, no? Sì, sì, assolutamente. Andiamo a rivedere l'occasione, quella di ieri. Andiamo a rivedere l'occasione di ieri, sempre nel focus che avevamo preparato su Sandy, perché è un'occasione importante. Noi abbiamo preparato anche un'altra occasione, no? quella di Ebosele, però è chiaro che anche questa qui di Sandy è un'occasione importante, perché ruba palla a Lazar, va sulla sinistra con il pallone per Camara, che è bravo perché la mette a rimorchio, quelle palle che fanno male alle difese dal limite dell'area. Hai aperto un po' troppo il piatto? Sì. Ti è andata larga. Volevo sul secondo palo lì, però aperto. Il ginocchio, se un po' troppo aperto, poi ti esce la palla sul lato. Tra l'altro, Gio, da casa ci sono dei messaggi per Sandy. Vai. Intanto ti saluta Thomas, un tifoso bianconero, Thomas Padoan da Castion, si dice un grande Sandy Lovric. Anche Massimiliano dice: questa sera non potevate invitare un ospite migliore. Super Lovric, belle parole che rispecchiano la grinta che ci hai sempre fatto vedere in campo. E anche Michele ci scrive: è vero che le parole lasciano un po' il tempo che trovano, però sentire questa determinazione da Lovric ci fa essere un po' più sicuri che la squadra sia in buone mani, o meglio, in buoni piedi. Quindi, insomma, hai colpito i tifosi, che ora però giustamente si aspettano anche i risultati in campo, però partire con questa determinazione, insomma, a casa ha fatto molto piacere. Avete delle domande prima di lasciarlo andare per Sandy? No, Paolo. Quando ci sono queste situazioni mi piace pensare allo spogliatoio, no? Dentro lo spogliatoio. E mi auguro che ci sia continuo dialogo fra di voi, cioè che al di là della società, della dirigenza, dell'allenatore, che come gruppo io credo che in questo momento sia importante proprio il confronto, parlare il più possibile per cercare di capire da ognuno qual è uno spunto che può aiutare la squadra come gruppo a venire fuori da questa situazione, per cui immagino ci sia dialogo, no, all'interno dello spogliatoio, se ne parlate di questa situazione. Certo, lo sappiamo che in un gruppo la comunicazione è molto importante, anche specialmente quando le cose, diciamo, quando il momento è difficile, è ancora più importante parlare tra di noi, sempre con l'obiettivo nella testa, va bene, parliamo, anche se ogni volta devi dire qualcosa, magari con, diciamo, devi urlare qualcosa, però è sempre per il bene, certo. Bene per il gruppo, per alla fine, quando usciamo sul campo, perché vogliamo vincere. E quando, ad esempio, ti dico quello, non è perché sei tu, è perché voglio vincere. Anche se mi dici qualcosa, è perché vogliamo vincere questo. L'obiettivo è
lì siamo vivi dentro il spogliatoio e quello, quello c'è e continuiamo sicuramente con questo per sabato, perché come ho detto sappiamo che è molto importante e vogliamo vincere casa e spero che ci sono anche i nostri tifosi, perché per me, ma anche dico per tutta la squadra, i tifosi sono molto importanti. Significa tanto quando, quando ci sentiamo a casa, quando in momenti difficili ce l'hai sempre che dietro di te c'è la curva, c'è tutto il stadio che ti aiuta, e per questo speriamo che sabato sì, stadio è pieno. Sì. Erano in 500 anche a Bergamo, relegati in quello spicchio. L'ho visto, sì. però c'erano, insomma, chiaramente non è una stagione da sogno, però non vi hanno mai mollati, questo va detto, vero? Sì. E questo credo che, insomma, debba essere qualcosa che vi spinge ancora sì. di più. Sì, come ho detto, molto, molto importante per noi. Sì, volevo chiedere una questione tattica, no? Sì. Perché lui è un giocatore che ha qualità e quantità, adesso rivediamo i gol e assist, l'anno scorso ha fatto 5 gol e 5 assist, quindi quest'anno devi fare almeno quanto l'anno scorso, anche se mancano molto meno partite. E abbiamo visto qualcosa di diverso nelle ultime gare, correggimi se sbaglio, perché dalla televisione non vediamo tutto, ma secondo me hai compiti anche di copertura, lasciando Ebosele magari un po' più avanzato, sperando alla conquista palla in fase di possesso di far sgasare Ebosele, visto che è il giocatore più veloce della Serie A. L'anno scorso tu avevi il Tucu Pereira, che anche l'anno scorso facevi questo lavoro qua, solo che il Tucu è un giocatore che sa leggere molto meglio le situazioni. Quanto è complicato per te fare il tuo lavoro, ma sapendo che dalla fascia devi metterci un occhio, e, perché questo poi permette appunto al tuo compagno di essere più propenso alla fase offensiva? Penso che se parliamo adesso di Festi, che ha una qualità, come hai detto, è il giocatore più veloce di Serie A, e certo anche, dipende anche dall'avversario, certo. Poi anche cosa chiede il mister, perché magari lasciano tanto spazio lì, va bene, lasciamolo un po' più alto così possiamo sfruttare la sua velocità, e certo poi se lui è un po' più alto c'è un po' più spazio di coprire. Non è facile, però penso che posso fare quelle cose, esatto. Penso che accetto anche quelle cose sempre perché credo in questo, che così possiamo vincere, allora non penso troppo su questo, lo faccio, perché credo nel piano che il mister e lo staff fa, e va bene, se dice copri questo, va bene, lo faccio. Poi cosa hai detto con Tucu? L'anno scorso è un giocatore diverso. È diverso, certo. Festi ha più la velocità in profondità, Tucu è un giocatore che ti gioca con... Viene vicino. Certo, è diverso. Però anche questo è un compito come calciatore, va bene, chi gioca con me, va bene, cosa sono le sue caratteristiche, è veloce, è più ai piedi, questo è tutto, è per questo importante che ci conosciamo bene e anche che lui sa, va bene, vado lì e lo so che so Sandy... So che ho la copertura dietro, sì, esatto. Sì. Grazie. Max, gli vuoi dire qualcosa? Come ti troveresti invece non più da mezzala, ma solo da mediano, con due mediani, cambiando il discorso anche tattico di un Udinese che magari tanti richiedono, sai, ma perché non si cambia, perché non facciamo vedere qualcosa di diverso? Tu come ti troveresti? Perché per me non è che sei uno che magari ha messo in panchina Pagiero, per me dovresti giocare con la qualità che avete tutti assieme. Perché se tu sei un giocatore... facciamo il 5-5-5, No, per me la qualità, no, ma certo, la qualità ci deve essere in campo. Proprio per questo ti dico, come ti troveresti magari insieme a Wallace a fare un ruolo più magari da interditore, anche sempre con tutti i tuoi inserimenti, perché è la caratteristica principale anche che hai. Penso che mi trovo bene, anche perché ho già fatto quel ruolo anche... in Svizzera abbiamo giocato per esempio con due mediani, sì, ho già fatto quel ruolo e alla fine se è importante capire, va bene, giochiamo con due, giochiamo con tre, importante è sempre cosa devo fare
in quel ruolo. Magari con tre hai più, sei più magari laterale, hai più spazio in avanti. Se giochi con due devi essere un po' più centrale, sì. Certo, come hai detto, con gli inserimenti davanti, però sempre più centrale. Questo è anche una cosa dove devi gestire, va bene, dove è il spazio, dove mi devo muovere, cosa devo fare, cosa fai l'avversario, sono tutte delle cose, però quando sei come centrocampista, adesso come me, che ho fatto nella sua carriera più ruoli, sì, lo so già cosa deve fare in quale situazione. O è questo è più davanti, o in tre, in due, lo so. Anche con l'esperienza che ho negli ultimi anni, lo so cosa e come devo fare. L'amico Iaca come sta? Iaca meglio. Non vediamo l'ora che sì, torna. Mi raccomando, salutacelo. Iaca, lo aspettiamo. Ho già detto tante volte che è un giocatore fortissimo, però anche come persona nel gruppo molto importante. La bimba bene? Benissimo. Sì? Tutto a posto? Sì, sì. Ti fa dormire? Sì, sì, sì. Sì? Tranquilla come il papà? Sì. Ride tanto. Ride come il papà, ma chissà da chi avrà preso. Vabbè, questo è importante. E, vabbè, è un momento veramente difficile. E, abbiamo bisogno di personalità come le tue. Abbiamo capito che hai a cuore tutto questo, che hai lavorato anche su te stesso per provare a dare di più. E confido che tu sia veramente un esempio per gli altri ragazzi, perché è vero, lo diciamo spesso, questa squadra è stata cambiata molto, ci sono tanti giovani che magari ancora devono fare degli step, e credo che avere delle personalità così vicino dentro lo spogliatoio sia assolutamente positivo. E ci auguriamo davvero di rivederci in un momento migliore, ok? Vabbè. C'hai degli ultimi messaggi, Male? Sì, 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 perché da casa un tifoso ci scrive: il gol più bello che ha fatto Lovric è, insomma, la sua figlia, e di conseguenza gli fa tanti auguri, ma ti chiede di farne anche altrettanti belli, oltre a quello contro la Fiorentina. Poi la domanda è: contro il Monza tu l'anno scorso avevi fatto un grande gol, quindi se sei pronto per ripeterti, e soprattutto dal punto di vista psicologico, avere o non avere i tifosi in un finale di partita può, per assurdo, se vogliamo trovare una cosa positiva, potreste avere meno pressione se non dovessero esserci i tifosi contro il Monza per riuscire eventualmente a gestire il risultato, oppure voi sempre con i tifosi, chiaramente anche fino all'ultimo secondo? Sempre con i tifosi, perché i tifosi sono, se diciamo pressione, però una pressione positiva, non è... per me i tifosi sono fondamentali nel calcio. Cosa è il calcio senza tifosi? Bravo. Non lo so. È come un corpo senza il cuore, non può andare avanti. Allora, voglio sentire anche la metafora di Daviano. Il tifoso che ci ha scritto dice: era quello che volevo sentirti dire. No, sì, insomma. Stava pensando. No, ma i tifosi sono una componente fondamentale, sì, del, sì, calcio. Dai, ma non esiste, non si, cioè, può fare questo sport senza tifosi. Sì, tifosi, di cosa parliamo? La squadra, le società sono componenti imprescindibili, una dall'altra. È per quello, quindi, che insomma la punizione senza tifosi non è calcio, sì, è per quello che abbiamo la punizione inflitta in altre epoche, è una punizione grossa, quindi, abbiamo visto, tra poco ne parliamo. Noi abbiamo giocato un campionato e mezzo ed era irreale, sì, era irreale, non è lo stesso, era stesso. Una cosa, sembrava veramente un non lo so, speriamo di non riviverlo più, ma proprio, sì, nessun senso, sì. Va bene, Sandy, in bocca al lupo e porta avanti questa positività e questa voglia di migliorare, che fa sicuramente bene a tutti. Ti ringraziamo tanto per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie, grazie. Ce n'è da fare davvero tanto. Sì, sì, c'è tanto. Sempre sorridendo, eh? Sì, certo. Sempre sorridendo, certo. Ok. Va bene, allora ti saluto, grazie, puoi andare. Intanto, tra poco, signori, dobbiamo parlare di tutta quella che è la giornata di oggi, quello che è successo in Consiglio Comunale. Quello che poi, cioè l'eco che potrebbe avere anche questa cosa, e soprattutto di quello che sarà l'esito del ricorso. Tra poco saremo collegati con un avvocato che si occupa proprio di diritto dello sport, è uno dei migliori in Italia, e ci spiegherà se e che speranze abbiamo di vincere il ricorso in qualche modo e di vedere lo stadio con i tifosi contro il Monza. E poi diamo il benvenuto, perché appunto torniamo anche sui fatti di questo pomeriggio in Consiglio Comunale, a Michele Zanolla,
Consigliere comunale di identità civica, ciao. Buonasera, Michele. Ciao. Come stai? Tutto buonasera, bene, tutto buonasera, bene. Buonasera. Prego, accomodati pure. Allora, mi siedo anche, Michele, perché sì, immagino che anche tu sia stanco. No, sono... perché ho visto una seduta fiume. Sì, effettivamente. Eh? Boh, ma durano sempre 4-5 ore. Cioè, c'era gente che ci scriveva, ma si può discutere 3 ore per una cittadinanza? Ah, vabbè, sì, ne parleremo tra poco. Certo. Perché prima volevo salutare, poi entriamo proprio nel tema del giorno, volevo anche andare a salutare Cesare Di Cintio. Buonasera, Cesare. Buonasera. Allora, dicevo, uno degli avvocati più importanti a livello nazionale per quanto riguarda il diritto dello sport, e ci siamo rivolti a te perché vogliamo capire che cosa può succedere a questo punto. Insomma, l'Udinese è stata penalizzata pesantemente, la chiusura dello stadio per una giornata, è stato fatto ricorso, a metà settimana probabilmente sapremo l'esito. Secondo te ci sono delle speranze, e se sì, a cosa sono legate? Innanzitutto buonasera ancora e ti ringrazio per i complimenti, che sono immeritati. Cercherò di essere comunque chiaro nel descrivere quella che è la situazione da un punto di vista tecnico-giuridico. Premesso che il codice di giustizia sportiva sanziona tutti i fatti che possano essere qualificati come discriminatori, lo stesso codice di giustizia sportiva però evidenzia che non tutte le situazioni sono uguali, e per questo l'articolo 29 del codice di giustizia sportiva introduce delle esimenti e delle attenuanti per evitare, diciamo, che la società venga penalizzata nei casi in cui l'atteggiamento tenuto dalla stessa società sia un atteggiamento positivo, anzi sia addirittura un atteggiamento che possa aiutare ad individuare gli eventuali responsabili di fatti che comunque debbono essere sicuramente stigmatizzati, ma il fatto di pochi non può, ovviamente, anche per le norme di diritto sportivo, penalizzare una società e, come si diceva poco fa in studio, l'interesse dei tifosi. Da questo punto di vista penso che le possibilità di un accoglimento del ricorso ci siano, e siano anche fondate su un dato di carattere oggettivo che secondo me è rilevante ai fini dell'applicazione delle esimenti, ovvero il fatto che la società abbia posto in essere una condotta concreta sia ai fini della interruzione, diciamo, di quelli che potevano essere fatti in quel momento che andavano a colpire un giocatore. Infatti emerge dagli atti che vi siano stati degli annunci da parte dell'organizzazione volti a far terminare determinati tipi di atteggiamenti, ma dal mio punto di vista l'elemento fondamentale è che la società si è fatta parte attiva per individuare gli eventuali responsabili. Da questo punto di vista mi risulta che l'impianto di Udine sia un impianto di quelli più all'avanguardia in Italia e sia dotato di un sistema di telecamere interne volto proprio a monitorare atteggiamenti che possano essere violenti o discriminatori. Ebbene, proprio grazie a questo sistema l'Udinese è stato in grado di collaborare con le forze dell'ordine e di individuare i responsabili addirittura dei fatti che si sono andati a verificare. Responsabili che, a quanto risulta, sono un numero limitatissimo di tifosi, si parla di 5 persone. Ecco, questi sono elementi dal mio punto di vista che possono fondare un accoglimento del ricorso, e io penso che speranze in questo senso ve ne siano, sia perché la società si è fatta parte attiva e quindi si va a sussumere questa condotta nell'alveo proprio dell'articolo 29, in particolare del codice di giustizia sportiva del comma 3, quando si fa riferimento a comportamenti concreti della dirigenza che, collaborando con le forze dell'ordine, abbiano aiutato le forze dell'ordine stesse a individuare i responsabili, e il fatto di aver adottato comunque dei modelli di prevenzione degli illeciti, oltre all'applicazione del modello legislativo 231 del 2001, funzionali appunto affinché, diciamo, queste procedure siano state efficaci. Ecco, io penso che da questo punto di vista l'Udinese abbia buone possibilità affinché il proprio ricorso possa essere
ritenuto, diciamo, meritevole di attenzione e mi auguro accolto. Ecco, può essere anche positivo il fatto che siano passati dei giorni, perché quello che dicevi tu, ovvero il riconoscere che l'Udinese ha dato una mano alla fine, c'era scritto anche nel comunicato del giudice sportivo, no? Cioè, quindi il riconoscere che l'Udinese si è attivata, che ha fatto prendere i responsabili, eccetera, voglio dire, era già presente come elemento nel momento in cui il giudice sportivo ha deciso. Forse però i momenti sono cambiati. Quella era una settimana dove forse noi abbiamo pensato un po' al condizionamento esterno, il grande polverone sollevato da questa vicenda, forse ha amplificato un po' anche i fatti, come abbiamo detto, condannabili, inqualificabili, non ci piace quello che è successo, ma rimane il fatto che ci sono cinque responsabili su uno stadio che aveva 25.000 persone, che sono già stati tutti presi ed aspati a vita. Quindi, secondo te è stata un po' severa? È stato severo il giudice sportivo in prima battuta a dare questo tipo di sanzione? Allora, innanzitutto bisogna mettere in evidenza che il giudice sportivo ha dato una sanzione minima per quello che è la tipologia di illecito. Quello che dal mio punto di vista può essere ritenuto censurabile è la valutazione della condotta, o meglio, non ha valutato l'esistenza dell'esimente correttamente dal mio punto di vista. Cioè il fatto che l'Udinese abbia comunque dato un segnale concreto di dissenso e di allontanamento dai fatti discriminatori poteva e doveva già essere valutato in prima istanza dal giudice sportivo. La Corte Sportiva d'Appello ha questa facoltà, ha una facoltà di riesaminare i fatti e quindi di eventualmente di andare a valutare in modo diverso ciò che in prima istanza era stato valutato come l'esistenza comunque di una responsabilità che ha portato comunque all'applicazione della sanzione minima. Non dimentichiamo che oltre a essere stato applicato il DASPO c'è un altro fatto secondo me che è importante ai fini dell'accoglimento del ricorso, il fatto che l'Udinese abbia comunicato a queste persone l'allontanamento, diciamo, la preclusione di accesso allo stadio Friuli praticamente a tempo indeterminato. Questo è un altro elemento concreto di stigmatizzazione dei fatti che sono stati posti in essere, che dal mio punto di vista, unito all'analisi dei modelli di organizzazione e gestione che evidentemente sono stati funzionali a, diciamo, perseguire i colpevoli e prima di tutto ad individuarli. Sono elementi che ci possono, diciamo, far ben sperare da questo punto di vista. L'Udinese è una società virtuosa in questo senso e lo ha dimostrato aiutando e cooperando con le forze dell'ordine. Quindi non soltanto il DASPO che comunque dipende da organismi di carattere statale, organismi statali, ma anche l'allontanamento a vita dallo stadio Friuli e quindi queste persone non potranno più entrare allo stadio, costituisce un elemento dal mio punto di vista sicuramente valutabile in modo positivo davanti alla Corte Sportiva d'Appello. Ecco, quindi la Corte Sportiva, insomma, riprenderà in mano tutto questo e darà una valutazione e ci auguriamo tutti che sia un pochino quella che hai detto tu, insomma, che si rivedano i fatti in questo Ma senso. guarda, ti dico, come detto poco fa, come detto poc'anzi, abbiamo qui poche persone rispetto a una stragrande quantità di spettatori che hanno rappresentato un minus rispetto agli altri presenti allo stadio. Quindi io non penso che in una valutazione, anzi in una rivalutazione dei fatti, il comportamento di pochi possa pesare e condizionare la vita di una società che non dimentichiamo che è una società, oltre, diciamo, che essere sportiva, prima di tutto è una società con finalità commerciali e quindi andrebbe ad incidere Certo, anche su quelle che sono non un danno, soltanto gli certo. effetti sportivi, ma anche economici. Sì. Questo è un dovere di tutela da parte degli organi che andranno a esaminare il ricorso dell'Udinese, perché il danno in questo caso sarebbe ovviamente non soltanto di carattere, diciamo, di immagine, perché comunque verrebbe, diciamo, individuata l'Udinese come una società che compie, più che l'Udinese, come
Udine come una città, tu compi atti discriminatori che in realtà non è così, e indirettamente, e anzi direttamente, ne verrebbe ritenuto responsabile l'Udinese. Ma soprattutto io credo che da questo punto di vista sia necessaria una rianalisi degli elementi da parte della Corte Sportiva d'Appello, perché effettivamente vi sono elementi concreti che possono portare all'applicazione dell'evesimento dell'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva. Concretamente l'Udinese ha posto in essere degli atteggiamenti che sono stati determinanti per l'individuazione dei colpevoli, e concretamente l'Udinese ha posto in essere atti che hanno allontanato definitivamente queste persone dallo stadio. Perfetto, chiarissimo. Ci hai dato un po' di speranza. Grazie Cesare. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buon lavoro, grazie mille. Ecco, sì, in effetti alla fine la Corte rilegge tutto, e questo ci dà delle speranze, no? Perché poi quando abbiamo letto nel comunicato che questa era la sanzione minima, dicevamo ma dove ti appigli per ridurla? Invece se poi viene ripreso in mano tutto e viene rivalutato, evidentemente delle possibilità che venga tolta questa sanzione ci sono. Staremo a vedere metà settimana, mercoledì, giovedì, non prima. Allora, invece, oggi una decisione è già stata presa. Sì. Allora, quanto avete discusso? 2-3 ore? Sì, sì. Beh, 2-3 ore. La discussione è stata lunga come sempre, però diciamo che le cose si sapevano già prima, perché la cittadinanza onoraria è il massimo riconoscimento che viene dato a un cittadino udinese che ha fatto il bene della città. Okay. Il sindaco De Toni sapeva benissimo che lo statuto del Consiglio Comunale prevede che per dare la cittadinanza ordinaria, proprio perché è così importante, ci vogliono 3/4 dei consiglieri comunali, quindi 30 su 40. Non avendo i numeri, lui poteva comunque, almeno così avremmo fatto noi, in una situazione opposta, comunque doveva dire, no, io penso di dare la cittadinanza ordinaria al portiere del Milan, voi cosa ne pensate? Invece lui ha preferito fare questo scalpore mediatico. Come dicevi tu prima, le notizie andavano su tutti i giornali, su tutte le televisioni, tutti che parlavano di questi fatti accaduti a Udine il 20 gennaio, lui ha colto la palla al volo per dire, guardate, io sono disposto a dare cittadinanza per avere più visibilità a livello politico. Questo è il nostro pensiero. Non ha pensato ai tifosi friulani, non ha pensato all'Udinese, non ha pensato al Friuli, perché ha premesso che la cittadinanza ordinaria si deve dare a chi ha fatto il bene della città. Le ultime due cittadinanze le abbiamo date al professor Maseri e all'ingegner Benedetti. Ecco, okay. Non si dà la cittadinanza ordinaria a un portiere che ha subito un torto, perché non si dà la cittadinanza a uno per riparare un torto. Questo già è un errore. Okay. Quindi, ma per evitare che sembri un'opposizione politica, no? La vostra, perché poi questo ha detto De Toni, tra poco andremo a sentire, no? Certo. Se ve la siete... Avete fatto opposizione politica, certo, senza pensare al bene della città. Ma io ti dico il mio punto di vista. Se lui lo avesse chiesto prima... Assolutamente no. E ti dico, okay, non sarebbe cambiato ti nulla. Ti dico il mio punto di vista, perché anch'io sono un abbonato dell'Udinese e anch'io come voi vengo allo stadio. E allora, soffri con noi. Allora parliamoci chiaro. Questo per me non è razzismo. Allora, c'è maleducazione, ignoranza, stupidità, poca sportività, ma non è razzismo, perché in tutti gli stadi, in tutte le partite, sentiamo sempre parlare male degli avversari, che sia sul colore della pelle, che sia perché magari dei paesi dell'est, poi ce l'hanno con le mamme di tutti i calciatori, dalla mattina alla sera. Quindi questo non è razzismo, perché se un tifoso, e questo succede in tutti gli stadi, ignoranza. Se un tifoso attacca i giocatori di colore dell'altra squadra, ma i suoi li esalta, non può essere razzismo, è stupidità. Quindi i fatti vanno condannati, come dicevate prima, vanno presi, grazie l'Udinese, questa è l'avanguardia con le telecamere, vanno presi e vanno allontanati dallo stadio. Io poi, una cosa che mi ha infastidito è la giustizia sportiva, ve lo dico, perché se volevi dare l'esempio, non chiudendo tutto lo stadio di Udine, che spero vinceremo il ricorso, ma che comunque non si è mai fatto, si sono chiusi curve, ma non tutto lo stadio. Sarebbe un precedente incredibile questo. Ma se tu vuoi colpevolizzare tutto lo stadio per 4-5 persone, come hai detto tu prima, allora tanto vale, cara giustizia sportiva, mi fermi il campionato per 2 giornate, e così dai un forte segnale, dico 2 giornate perché uno gioca in casa, uno gioca fuori casa, dai un bel segnale, per 2 giornate nessuno va allo stadio, e vai forte sul tema. Ma non si fa, perché non si fa?
non si fa perché ci sono troppi interessi economici. Infantino viene a dire la sua, ma poi manda le squadre a giocare in paesi dove non c'è il minimo rispetto per le donne, ma quello si può fare perché ci sono interessi economici. Qua invece poi io ho il dubbio che si sia scelto non a caso Udine, perché è una piazza che magari rompeva meno le scatole di altre piazze. Questo è un dubbio che... Di altre piazze. Perché poi certe volte a pensare male... si fa male, peccato, no? Ma ci si azzecca. La sensazione è questa. E quindi quello che mi è dispiaciuto è che il sindaco non abbia percepito queste cose. Poi, io ve lo posso dire, come posso essere smentito, ma ve lo dico come retroscena, quando loro sono partiti in quarta con questa cosa della cittadinanza e noi abbiamo detto di no, loro ci hanno detto... vi facciamo fare la figura dei razzisti. No, noi non siamo razzisti, è che bisogna essere oggettivi e obiettivi su come sono andate le cose. Esatto. Questi 4-5, abbiamo preso tutte le distanze su questi 4-5, vanno puliti, però è un problema di sistema, è un problema di tutti gli stadi, è un problema di educazione sportiva, non è un problema di razzismo. Andiamo a sentire De Toni e Fontanì, poi voglio sentire anche la vostra. Noi abbiamo perso una grande occasione, cioè quella di schierarsi in fianco a un giocatore che ha avuto il coraggio di ribellarsi a degli insulti di natura razzista. Era l'occasione per riconoscere la lotta al razzismo come una lotta che vede in prima linea anche le città di Udine. Quindi secondo me abbiamo perso un'occasione di schierare la città dalla parte giusta, cioè contro il razzismo, eccetera. Noi ovviamente auspicavamo su questa proposta che convergesse anche la minoranza, ma quando anziché guardare al razzismo si guardano le dialettiche del Consiglio Comunale, è chiaro che i piani sono diversi e quindi secondo me si è scivolati su una normale fisiologica dialettica comunale. Il livello era diverso, non è stato colto, ce ne dispiace. In pratica il sindaco ha sbagliato perché doveva contattarci, doveva parlare con noi e valutare assieme se c'era la possibilità di concedere la cittadinanza a Maignan. Non l'ha fatto e quindi senza i voti della minoranza è impossibile dare la cittadinanza a livello comunale. Paolo, mi dici che ne pensi? Allora qua ci vuole equilibrio, sì. Quando succedono delle cose del genere, sì. Ok? E, allora, si parla di continue intolleranze, di razzismo, ogni settimana si dice qualcosa. Io non riesco a capire perché quell'episodio nello specifico abbia suscitato così tanto clamore per non essere paragonato a tutti gli altri episodi che sono assolutamente da stigmatizzare. E perché per un singolo episodio come quello accaduto qualche settimana fa bisogna usare qualche strumento diverso da quelle che sono le leggi che già esistono, no? Infatti abbiamo sentito anche prima chi ha più competenza di noi spiegare esattamente cosa prevede il codice in questi casi. Allora, sembra quasi che si cerchi di fare da una parte i giustizieri e dall'altra i ben pensanti, okay. Ma io credo che la logica vuole che si ragioni un attimo su quello che c'è da fare, e per non mancare di rispetto ulteriormente a una tifoseria, a una città, a una persona, si usi solo l'equilibrio, la logica, non bisogna andare a cercare problemi dove non ce ne sono. Mi sembra che qua si sia andato a cercare un problema molto più grande di quello che realmente si è verificato, non nei termini, perché se c'è stato un episodio di intolleranza che non è razzismo, sono d'accordo anch'io, di ignoranza nei confronti di una persona, non bisogna trasudare ed andare a cercare altre problematiche. Okay. Si è verificato un caso, lo è stato risolto come non mai, credo, sì. con una velocità assurda, sì. Sì. E va benissimo così, sì. ma poi bisogna fermarsi. Bisogna fermarsi e continuare, anche perché se si dovesse creare un precedente del genere a livello di giustizia sportiva, e dopo non so quanti stadi rimangono aperti. Anche quello delle periferie. No, no.
Però non va bene giudicare le cose così di pancia. Cioè, non ha alcun senso essere populisti in questo momento. Cioè, bisogna solo essere razionali ed essere equilibrati. Fermo restando che tutti gli episodi di razzismo devono essere condannati, assolutamente. Certo. Max? Ma perché però l'episodio è stato condannato, perché penso che una società certo. come l'Udinese, il giorno dopo che succedono i fatti, ha già individuato una persona, da una sono diventate cinque, cioè quindi una società cosa deve fare? Ha parlato anche l'avvocato, ha detto abbiamo lo stadio più all'avanguardia, se dobbiamo parlare anche di livello europeo, non parliamo solo della nostra nazione, e cosa dobbiamo venire ed essere condannati? Una società che ti ha messo a disposizione tutto. E chi è stato causa di questo episodio è stato già preso, è stato dato il DASP, è già stato messo da parte. Sono d'accordo anche sul discorso della cittadinanza onoraria, cioè, penso che deve essere data a delle persone che portano un prestigio in più, non che deve essere dato un contentino così, che per di più, ti ripeto, è stato tanto evidenziato a Udine perché penso che sia la località più facile dove tu puoi evidenziare questo. Okay. Perché in altri stadi questa cosa non succede e penso che vengano fatte delle cose molto, ma molto più gravi di quelle di Udine. Sì, è questo che ci dà fastidio, no? Che poi qui ci sono state cinque persone già individuate, subito. Già DASPate. In altri stadi, in altre situazioni, ci saranno curve intere che facevano versi, eccetera, non è successo nulla. Sono stati fatti dei versi ancora peggiori, certo, eccetera, questo. Eccetera. Ma noi abbiamo visti con la Lazio. Detto questo, se vogliamo un po' tendere una mano a De Toni, possiamo dire che sicuramente lui l'ha fatto con l'intento di non far passare Udine per razzista. Forse lo strumento non era quello non più... Non era quello lì. Ma siamo sicuri che Mignano fosse d'accordo su questa cosa? Ah, non lo so, non lo so. Secondo me è metterlo anche in difficoltà in qualche... Questo è un altro discorso che poi si apre. C'erano altri modi, non so, invitarlo in città, fargli vedere come sono fatti i friulani veramente, certo. Spiegargli come il Friuli. Lo ospitavamo per un paio di giorni in città e anche a livello nazionale tutto quanto si sarebbe calmato e magari anche negli altri stadi i tifosi degli altri stadi avrebbero capito che magari bisogna darsi una calmata e dare una svolta a questa situazione. Io trovo ancora assurdo, so ad esempio che domani quello che è successo in consiglio comunale uscirà sulla Gazzetta dello Sport. Bravo, cioè, trovo veramente come è stato detto prima, che è stata fatta un'esagerazione su un coso di 4-5 tifosi che ovviamente vanno condannati, ma che succede in tutta Italia queste cose? No. Sai Giorgia, io... No, dobbiamo stare attenti che non arrivi un'altra ondata domani per questa decisione. Speriamo di no. Ogni azione corrisponde a una reazione pari o contraria. Purtroppo domani sui giornali usciranno che il Consiglio Comunale di Udine non concederà la cittadinanza a Maignan. Io dico sempre che da uomo di sport, che secondo me la politica quando entra nello sport non sempre è positiva. Io onestamente... Questo è vero, perché, lo diciamo un politico. Sì, sì, certo. No, quando entra in queste questioni... Io sposo in pieno le parole del consigliere Zanolla, perché ha spiegato di maleducazione, sono d'accordissimo con lui. Io vedo partite dai dilettanti, la Serie A, c'è una maleducazione che è troppa, è esagerata, ha ragione, le mamme, va condannato. Questa è una cosa, il razzismo è un altro. Poi onestamente forse prima di fare certe dichiarazioni converrebbe, non dico contare fino a 10, ma... passare a nottata, l'ha fatto un po' di pancia. Sì, l'ha fatto di pancia, mettendo però in difficoltà, in questo punto, non solo la tifoseria, ma la città stessa o la classe politica, perché domani, piaccia o non piaccia, se io fossi un giornalista della Gazzetta, se permetti, in prima pagina un quadratino me lo devi concedere, no? Certo. E ci saranno delle altre polemiche. Questo su un ti fatto, dico io. Su un potrebbero fatto, essere delle altre polemiche, anche degli altri attacchi. Beh, è sicuramente su un fatto che ripeto, io ho approfondito molto questa cosa qua, perché a me fa male, io tifo Udinese, la seguo da anni, conosco tantissimi tifosi, e la cosa che è balzata dal sabato sera a mezzanotte e mezza in sala stampa qui sotto, che nessuno si era accorto di niente, ma si pensava che fosse uno sparuto gruppo. Il problema è la parola cori, cioè noi siamo andati su tutti i giornali e questa sera anche su un TG regionale nostro, dove parlava dei cori razzisti. Allora, i cori sono una cosa, le grida sono un'altra. A Udine ci sono state delle grida razziste.
degli urli razzisti, non cori razzisti. Purtroppo la parola coro ti fa immaginare un gruppo di persone, non 4 o 5. Io poi mi taccio, ma porto ad esempio, volevo chiederlo all'avvocato, ma forse non era il momento opportuno, Coppa Italia, Juventus-Inter l'anno scorso, Lukaku, sapete che è stato fischiato con dei cori razzisti, perché hanno daspato 171 tifosi della Juve, non 5, 171. Il giudice sportivo chiude la curva, non lo stadio, per 2 giornate. Dopodiché la Juve fa ricorso e viene sospeso il provvedimento. Ora qualcuno mi ha detto che la partita non è stata sospesa ancora di Torino, a differenza della nostra. Però anche qua, se permetti, io lo ripeto per la 150esima volta, devo fare un atto di fede. Perché secondo me, io non ero in campo, quindi non ho sentito, ma io immagino che se l'arbitro sente i cori, lui deve applicare il regolamento e deve sospendere la gara. Ma non può farlo se un giocatore si avvicina e gli dice mi stanno dicendo questo, perché altrimenti sospendiamo tutte le partite. Io ripeto, non ero allo stadio, ero qua a commentarla in diretta, ma anche è anche vero che però metti protocollo. L'arbitro non è che puoi far finta di niente se uno ti dice mi stanno insultando, ma l'arbitro viene vicino e ti dice Maignan, ascolti, io adesso starò molto più attento con i miei collaboratori, lei torni in porta, al primo episodio io sospendo la gara. Secondo, poi non so se gliel'ha detto. Questo lui gliel'ha detto, l'altro è andato dentro e dopo l'hanno fatto ragionare. No, ho capito, ma l'altro poi è tornato fuori. Non ha sentito nessun coro l'arbitro. E questo è il problema, perché poi tutti quelli che erano allo stadio, no, consigliere, tutti quelli che erano allo stadio, sia in curva che giornalisti, quindi colleghi, tutti mi hanno detto che non hanno sentito niente. E anche nel comunicato della giustizia sportiva, quando dice che il pubblico non si è dissociato. Ma il pubblico non si è dissociato perché non ha sentito. Ora, è difficile dissociarsi da qualcosa, perché i tifosi non avevano capito quello che era successo. Ecco perché è una faccenda un po'... E non vorrei che per l'ennesima volta noi Udine, visto che siamo piccoli, veniamo presi per esempio negativo e ci fanno pagare quello che succede nelle curve in tutte le partite. E se voi ti faccio nomi e cognomi di quali curve in quale partite. Oppure no, andate pure su YouTube e vi vedete le gare. Vabbè, non facciamo questi retropensieri e invece confidiamo che invece la Corte Sportiva d'Appello riprenda tutto in mano e faccia le considerazioni che abbiamo fatto noi. Questo è quello che ci dobbiamo augurare, insomma, cercando, come diceva Paolo, di magari essere più riflessivi quando succede una cosa del genere, perché poi sennò esplodono dei buboni che ci hanno veramente devastato per diverso tempo, di cui stiamo pagando ancora le conseguenze tutti, certo. a livello di ambiente. Va bene, sei fiducioso per questo finale di stagione, Michele, da tifoso? Sì, io ovviamente adesso siamo in una situazione un po' particolare, ma ci sono ancora 16 partite. Devono solo avere un po' più fiducia, no? Perché probabilmente questi ultimi, perché ci troviamo al 70esimo che abbiamo 3 punti in tasca e già messi in saccoccia, e poi tutto un tratto ti trovi con 1 punto, con 0 punti, quindi un po' di fiducia la perdi, ma i giocatori ci sono, gli uomini di qualità ci sono, un po' più di fiducia e secondo me ce la facciamo anche quest'anno. Benissimo, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, grazie per essere stato con noi e essere venuto a raccontarci questa giornata e in bocca al lupo per il tuo futuro da tifoso. E forza Udinese. E forza Udinese, va bene. Pubblicità, tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta a Udinese Tonight. Le sorprese davvero qui non mancano mai e siamo davvero felici di avere qui questa sera con noi il coach dell'APU. Benvenuto ad Adriano Vertemati, grazie è davvero mille. Un onore averti qui, anche se abbiamo sbagliato lunedì. Tanto Dio, ce n'erano talmente tanti in cui potevi venire trionfante e siamo capitati così. È giusto che l'allenatore venga nei momenti in cui c'è bisogno che la sua faccia si veda. Cosa ti ha lasciato la sconfitta di ieri? Ti ha fatto passare un brutto lunedì o no? Un lunedì sicuramente meno felice di altri. Mi ha lasciato molta amarezza perché per la prima volta in casa non siamo riusciti a giocare come noi abbiamo sempre fatto. Abbiamo subito anche tatticamente gli avversari, questa è una cosa che mi sento anche addosso come allenatore. E quindi c'è però una grande occasione per imparare, che non ricapiti più, insomma. Tifoso di calcio? Un simpatizzante bianconero. Ok, ovviamente dell'Udinese. Bianconero giusto. Ovviamente dell'Udinese. Qualche partita te la guardi ogni tanto? Sono venuto allo stadio 3 volte qua con molto piacere. Se fossi andato via 10 minuti prima sarebbero stati 9 punti. Quindi sei capitato in quelle giornatacce, coach. Caspita, è come perdere 5 partite di fila all'ultimo tiro. Non è allora, bello.
proviamo a fare un attimo un ragionamento collettivo con, tra l'altro, una persona che lavora, un gestore di gruppi. Che succede quando si ripete una situazione di questo tipo per tante volte? Perché? Perché non si riesce a cambiare l'andamento delle cose? Posso solo fare un parallelo, perché veramente di calcio mi intendo pochissimo. E il parallelo è proprio questo, cioè perdere tante partite di fila nella pallacanestro subendo il canestro degli avversari all'ultimo secondo. Sono cose che possono capitare, e poi quando una segue l'altra è una cosa che ti entra in testa. C'è un po' di paura nel gestire i possessi finali, la classica paura di vincere, direi più la paura di perdere, la mancanza di cattiveria, ti manca quello 0.5 nel fare le cose. E l'unica cosa per girare è fare un risultato. Non c'è altro, non c'è altra medicina. Devi crederci, non pensare più a nulla e fare il risultato. Una volta che arriva il risultato, quel tiro non entra o lo segnerai tu, come è capitato a noi settimana scorsa, tra l'altro. Ecco, in attesa che arrivi quel risultato, che magari ti svolta la stagione, un allenatore come fa? Come si deve porre? Come si deve approcciare a questi continui, tra l'altro, insomma, delusioni anche nel gruppo, chiaramente? Guarda, io parlo per me, nel senso, si possono analizzare gli errori specifici che ti hanno portato a subire in quell'episodio, o si può enfatizzare le cose positive che fino a quell'episodio ti hanno portato magari a gestire in maniera vincente la situazione. E devi fare entrambe le cose, devi solo scegliere il momento in cui pendere da una parte o dall'altra, io credo. E la sensibilità dell'allenatore, ognuno ha la sua, nessuno meglio di lui però ha il feel di quello che deve fare con la propria squadra. Assolutamente, vedo che stanno arrivando già diversi messaggi. Sì. Alessandro, se li vuoi leggere, anche girare un po' di domande. Sì. Vertemati, grande allenatore, ci scrivono da casa i simpatizzanti dell'APU, persona fantastica, è un piacere sentirlo parlare ogni volta, perché regala perle di saggezza addirittura. Forza coach, forza APU, questo è il buon Renato. E poi ancora, Vertemati, le chiedo questo, non pensa che cercare in modo ossessivo il tiro da tre punti forse possa essere anche un'arma a doppio taglio? Questa è la domanda. Poche alternative e gli avversari potrebbero aver iniziato a capire come giocate, Andrea. Allora, Andrea, ci sono delle caratteristiche che i giocatori hanno, come se tu hai un giocatore bravissimo a tirare da fuori area e uno molto bravo a colpire di testa. Come dire, com'è quello che colpisce sempre di testa e quello tira sempre da fuori area? Nella pallacanestro ci sono delle caratteristiche, i nostri giocatori sono molto bravi a fare questo. Poi, ossessivo, il termine che ha utilizzato, dipende, nel senso che se sono tiri costruiti e aperti non esiste il termine ossessivo, se sono tiri costruiti o non costruiti come ieri, sicuramente è deficit di creazione e quindi non vanno bene. Però diciamo che nel 95% delle occasioni i nostri tiri da tre punti vengono da un coinvolgimento anche dei giocatori interni, da un movimento di palla, insomma vengono costruiti. Direi che ha dato una risposta perfetta. Tra l'altro APU, che adesso ha rinunciato, cioè non è arrivata nelle prime due per la Coppa Italia, però terzo posto ormai sicuro per la fase orologio. Che sì, fase è questa fase orologio? Che chiedono anche questo da casa. Cioè, allora, tecnicamente, voi da staff, come la che fase è? Tecnicamente sono 10 partite per allungare il brodo, nel senso che bisogna arrivare... Esatto, ok, non volevo dirlo io, però se lo dice con certe mati va bene. Lo dico io, con due gironi da 12, l'anno prossimo, lo diciamo a chi magari è meno appassionato, sarà una Serie A2 con 20 squadre a girone unico, come si faceva tanti anni fa, con due gironi da 12, però ci vuole un minimo di partite giocate prima di iniziare i playoff, e quindi 22 non bastavano, se ne aggiungono 10 giocando 10 partite contro 12 delle avversarie dell'altro girone, 5 case, 5 fuori, in maniera diciamo stilata dalla classifica. Il prossimo anno cambia tutto. Sarà più semplice. Sarà più semplice, anche esatto. Possiamo dirlo. Senti, voi avete praticamente riempito sempre il palazzetto. Questo è una delle cose più, credo, più belle, più d'impatto, no? Come questa squadra sia riuscita a coinvolgere la città, ad avere sempre il supporto del pubblico. Ti chiedo quanto questo è importante e, dal tuo punto di vista, da uomo di sport che gioca in un palazzetto sempre pieno, quanto può essere invece penalizzante quello che magari potrebbe succedere all'Udinese, cioè giocare in uno stadio vuoto una partita che potrebbe valere tantissimo. Allora, noi abbiamo fatto 11 partite in casa e 5 sold out, gli altri 6 ci siamo andati vicini, e chiaramente avendone vinte 10 su 11 ti
rispondo con questo dato, quanto è importante per noi giocare in casa davanti a questo pubblico che ci dà energia, con il quale la squadra è riuscita a instaurare un grande feeling, quindi questo per noi è fondamentale. Per quanto riguarda quello che hai detto tu, abbiamo l'esperienza del Covid, io sono stato anche in Germania negli anni in cui purtroppo si giocava a porte chiuse, abbiamo fatto competizioni europee a porte chiuse in palazzi giganteschi, è chiaro che se tutti giocano a porte chiuse diventa un altro sport, ma c'è un'equità competitiva. Se una tantum, una squadra si trova a giocare a porte chiuse, sicuramente non è un vantaggio, per non parlare degli svantaggi economici che la società, secondo me incolpevole in questo caso, poi potrà avere. Però è sicuramente un grande svantaggio e cambia anche un po' l'emotività della partita, perché non tutti i giocatori riescono a vivere ed accendere le emozioni senza il trasporto del pubblico, non sono tutti capaci. Questa è una cosa che si è evidenziata molto anche nell'anno del Covid, io non so nel calcio, ma nella pallacanestro sì. Nel calcio. Senza contare che si sono triplicate le espulsioni degli allenatori negli anni del Covid, perché gli arbitri sentivano tutto. Beh, sì, eh. Quindi tu sei giovane, coach. Cosa intendi per giovane? Beh, insomma, diciamo che giovane, Furza giovane. È giovane. Più giovane dello studio, diciamo giovane, no? Diciamo giovane, però hai già fatto insomma un bel po' di esperienze, tu citavi la Germania, insomma hai allenato all'estero, hai fatto il vice di grandi allenatori, ti sei preso delle responsabilità, sei stato cacciato, insomma hai fatto tutte quelle che sono un po' le esperienze attraverso cui uno deve passare. Anche nella nazionale giovanile. Nazionale giovanile. Sì, mi è stato detto da chi ne sa più di me che non sei un allenatore fino a quando non vieni esonerato. Assolutamente, questa è una legge. Mi mancava questa cosa e dopo 17-18 anni ho detto, cioè, provvediamo anche a fare questo. Ti ho detto giovane in che senso? È 20 anni che faccio il professionista e ho avuto per fortuna, bravura, circostanze, tante occasioni per girare, per prendermi responsabilità, per imparare. Però la fatica si comincia a sentire anche se sono giovane. Mi sento un giovane vecchio, vengo ancora considerato giovane, ma anche nello stesso tempo citato tra gli allenatori più esperti della categoria. Quindi è una situazione di limbo dalla quale spero di levarmi cambiando categoria l'anno prossimo. Sì, te l'auguriamo, tra diventando l'altro, giovanissimo. Te l'auguriamo, diventando giovanissimo. Volete chiedergli qualcosa, fare qualche considerazione prima di lasciarlo andare? Vedevo Marco che... Beh, io, sai, io a differenza del coach non seguo moltissimo la pallacanestro, anche se mi piace da morire, vi ho seguito in parecchie partite quest'anno perché penso che sia difficile non farlo, visto che giocate anche un grande basket. Io chiedo questo, sapete che siete tra le squadre favorite, no? C'è la Fortitudo, secondo me, ma poi c'è sicuramente anche l'Appu. Quanto è difficile giocare, perché quando devi giocare per vincere... Da favorito, dici? Sia per vincere che per salvarti, quando hai un risultato solo, lo stress e la tensione è la stessa. Quanto è difficile giocare sapendo che devi fare due punti, nel vostro caso, tutte le gare? Beh, per noi è chiaramente l'abitudine. A volte non ti nego che un bel pareggio lo firmerei, al 30esimo, diciamo. Siamo abituati, sappiamo che... va in campo per un solo risultato, che è quello della vittoria. Cioè non ci... E questa è anche la bellezza del nostro sport, nel senso che non si può fare ostruzionismo, tra virgolette, non si può aspettare la partita. Se vuoi provare a vincere, se no è inutile anche andare in campo, devi provarci, devi in ogni azione, sia offensiva che difensiva, dare tutto. E noi siamo tra le squadre che si giocano sicuramente le loro carte, adesso senza fare nomi, Trapani, forse siamo 7-8 squadre che giocano per due posti che valgono la Serie A, quindi bisogna essere pronti a maggio, bisogna essere pronti oggi qualche passo falso ci sta, abbiamo vissuto in una fairy tale fino a questo momento, questo è il nostro primo passo falso e da questo io credo che da come supereremo questo momento si definirà il nostro futuro. Grazie. Come ti sei trovato in questa città? A me piace moltissimo, io ho vissuto 4 anni a Treviso, non le voglio paragonare, ma lo stile di vita è abbastanza simile e già mi ero trovato molto bene. È una città che conoscevo per esserci venuto con le squadre giovanili a fare un paio di finali nazionali e onestamente vivo a Feletto per scelta perché quando perdo mi vergogno di andare in giro. Quindi vabbè, oggi ho fatto la spesa a Feletto, però farla in centro... Quindi gira parecchio, insomma, dai. No, però mi trovo, vado spesso al centro. Beh, qualcuno ti ha detto qualcosa a fare la spesa? No, tra l'altro oggi sono andato a Tricesimo, ho detto vado fuori a mangiare a pranzo da solo che non voglio vedere nessuno. Mi siedo di fianco e dicevo, ma la fase orologio di qua. E parla tutti in pallacanestro. Ho detto, scusate prima che parlate male dell'allenatore. A coach. Amen. Che sarei io. Va bene.
è un piacere averti avuto qui. Un piacere e mio. Conoscerti anche meglio. Ti facciamo davvero in bocca al lupo per questa fase dell'orologio. Esatto, ma soprattutto per quello che verrà dopo, e ci auguriamo che questo sia un bel rapporto che continuerà negli anni con tante soddisfazioni. Me lo auguro anche io, davvero. Allora, ringraziamo Coach Vertevanti per essere stato con noi, è stata una bella esperienza parlare un pochino anche di basket e incrociare un po' i vari sport, che poi i principi sono gli stessi. Non bisogna perdere, bisogna vincere. Ecco, bisogna vincere, questo direi che è il principio base. Allora, mandiamo un servizio, perché questa è stata una settimana di un compleanno importante, quello di Giovanni Galeone. Quindi un servizio che gli fa un pochino gli auguri e poi torniamo con altri ospiti e torneremo ancora ovviamente sulla partita di sabato. Compleanno importante in casa udinese. L'ex giocatore e allenatore delle Zebrette Giovanni Galeone ha compiuto 83 anni. Classe 1941, la stessa del Paron Pozzo con il quale si divertiva ad organizzare sfide di corsa durante i ritiri estivi. Galeone ha ricevuto come regalo da tutta la società bianconera gli auguri e una maglia celebrativa con stampato il suo cognome e il numero 1. Perché in effetti Galeone è veramente un numero 1. Nato a Napoli ma trasferitosi nell'immediato dopoguerra a Trieste con la famiglia, ha iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Ponziana per poi vestire le maglie di Monza, Arezzo, Bellino, Vispesaro, Nuvolese, Entella, Monfalcone e dal 1966 al 1974 dell'Udinese, all'epoca in Serie C. Cominciò allora la storia d'amore infinita tra il Gale e la società bianconera, con la quale il tecnico cominciò nelle giovanili la carriera di allenatore per poi passare al Pordenone, all'Adriese, la Cremonese, San Giovannese e Grosseto, prima di tornare all'Udinese tra il 1981 e il 1983 come responsabile della primavera. In seguito ha allenato la SPAL, il Pescara, altro suo grande amore, con il quale ha ottenuto due promozioni dalla Serie B alla Serie A, e il Como. Nel novembre del 1994 riceve la chiamata di Pozzo per sedersi per la prima volta sulla panchina della prima squadra bianconera in sostituzione di Adriano Fedele, facendola trionfare nel campionato di Serie B e ottenendo la promozione in A, anche se poi, nell'estate del 1995, i friulani decisero di aprire un nuovo ciclo, e che ciclo, con Alberto Zaccheroni. Galeone allora se ne andò a Perugia, club con il quale ottenne il quarto salto dalla B alla A. Poi Napoli, ancora Pescara, quindi l'Ancona nel 2004, per poi chiudere la sua carriera da allenatore nel 2007 nello stesso posto, dove aveva chiuso quella da calciatore, ovviamente all'Udinese. Tanti auguri, mister. Tanti auguri al mitico Giovanni Galeone, che veramente, insomma, ricordiamo tutti con grande felicità. Un uomo veramente che ti metteva di buon umore. Sì. Che ti mette di buon umore sì. E che, insomma, magari presto possiamo anche sperare di avere qui con noi. Allora, parlavamo dei 500 di Bergamo. due reduci li abbiamo qui in studio, signori. E sorridono incredibilmente, uno è il Poma, ma quello sorride sempre. Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. E l'altro è Emiliano Foramiti dell'Udinese Club Selmonson. Ciao Emiliano, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Come il ritorno, com'è stato Emiliano? Corriera molto silenziosa. Ce lo immaginiamo, è un periodo così. Allora, con voi, tra poco parleremo insomma anche un po' del tifo di questa trasferta, però vorrei tornare un po' sui temi della partita, perché non possiamo non affrontare anche in questo lunedì il tema caldissimo dei cambi. Ora, la differenza è che gli ha spiegati anche Cioffi questa volta in conferenza stampa, no? Perché insomma ci sono stati diversi malumori per l'uscita dal campo di Toven e di Samardzic, in particolare in un momento in cui stai perdendo. Ecco, andiamo allora a riepilogare in un minuto meno quello che ha detto Cioffi, spiegando queste sue scelte, queste sue prese di posizione, poi ne parliamo. Cioè. L'analisi tua è corretta. Io ovviamente a te che non sei dentro, io la capisco quello che dici, te hai elevato Toven e Samardzic, che sono due giocatori di qualità, sei sotto due gol, poi ci sono delle dinamiche interne, di equilibri, volevo mettere in tutti i modi Pagero e Tucu.
Pagé era un giocatore molto forte in avanti. Se avessi sostituito Sandi Lovrig dal lato destro, lui sarebbe dovuto andare tanto indietro e quindi andava contro le sue caratteristiche. O comunque ho messo un giocatore di metri che è un portatore di palla, attacca lo spazio, palla al piede, e ho messo Tucu che è un fuoriclasse nel gioco tra le linee, perché avevo già in testa di, onestamente speravo di accorciare le distanze prima per buttare dentro Brenner e abbassare Tucu, e quindi quella squadra lì era bilanciata. Rispetto a quello che dici perché ha una logica, e spero tu capisca quello che ho fatto, però insomma non è facilissimo, però siamo sicuri come sempre che poi lo faccia chiaramente per il bene della squadra, certo, no? Dobbiamo Giorgio, come certo. fare con questa premessa che sembra a volte banale, ma prima di parlare di qualsiasi cosa è chiaro che un allenatore cerca di fare il possibile per vincere, il possibile e l'impossibile, qualsiasi cosa, questo lo mettiamo come base, e quindi gli crediamo e crediamo che sia fatto quei cambi lì avesse una logica sua di cose che noi ovviamente non sappiamo. Quindi dal non sapere nulla di quello che succede nello spogliatoio le commentiamo. Fatta questa premessa doverosa, vorrei andare a vedere le partite di Toven e di Samardžić. Allora partiamo da Toven, sì. Perché di sicuro vedere il tabellone con il numero del francese ha stupito tutti, perché era ovviamente il migliore in campo dell'Udinese. A Bergamo, e questo è il focus su Florian, che ha cominciato dopo 6 minuti sgusciando via sulla linea di fondo. Peccato poi che l'ultimo tocco sia stato leggermente lungo, perché altrimenti avrebbe fatto davvero una grande giocata come quella che fa dopo 2 minuti entrando in area. Anche qui forse leggermente un po' ostacolato il pallone per Lucca, è stato un po' troppo sotto. Bravo Carnesecchi a uscire a anticipare il numero 17, però in 8 minuti aveva già fatto 2 sgasate. La terza la fa al minuto 14, dove lui addirittura viene a difendere dentro l'area di rigore dell'Udinese, prende palla, ne salta uno, ne salta due e va addirittura a creare reazione, fino a quando allarga le braccia perché nessuno era riuscito effettivamente a seguirlo. Allora aveva dovuto appoggiarsi su Luca, che aveva gestito bene questo pallone. E poi ancora la rabbia, la voglia di Toven si vede anche da questi episodi qui. La pressione a tutto campo, un attimo prima come detto era in difesa, adesso va a pressare su Carnesecchi. Poi ancora al 22esimo c'è l'Atalanta che gioca sulla sinistra con De Ketelaere, messo in difficoltà da Ferreira. Chi è che va a recuperare palla? Toven, che poi rischia con un dribbling, ma è stato anche bravo e fortunato perché la palla era uscita, e quindi riconquista possesso. E poi la più grande occasione dell'Udinese capita sui piedi di Ebosele, lanciato però da una giocatona di Florian Toven. Poi secondo molti, no, la differenza è anche questa qui, l'Atalanta ti segna la prima vera occasione con Miranchuk, tu hai dopo 1 minuto e mezzo una palla d'oro con Ebosele e la fallisci, però quella palla gliel'aveva creata Toven, che poi anche leader, perché qua Christensen porta palla esagerando, poi serve un pallone inutile a Toven, che si arrabbia, ed è anche questo insomma la grinta del leader, che poi non accetta, ed è anche forse un bel segnale che non lo accetti, perché vuole essere in campo, vuole determinare il cambio con il Tucu Pereira, che stona un po' vista la prestazione al minuto 60, neanche un'ora di gioco. Ditemi voi, vi do 10 secondi, tema libero. Chi vuole partire? Max, partiamo da te. Sì, sono dei cambi, ti dico, che hanno lasciato un attimino perplessi tutti. Il mister giustamente è messo lì per fare delle scelte. Lui le educatamente le ha anche spiegate, perché tante volte magari anche uno ti risponde male nell'adrenalina del post-gara. Forse in quel momento della partita era meglio tenere tutta la qualità in campo, andando al di là anche solo esclusivamente di un discorso tattico. Pereira l'abbiamo visto giocare non solo tra le linee, ma l'abbiamo visto giocare anche da giocatore esterno. Metti tutta la qualità, tenta nella partita di dire io gli sto mettendo tutti. Toven in quel momento lì era forse il giocatore meno sostituibile in confronto agli altri. C'erano anche altre letture, bravo il mister a spiegarlo a tutti, no, apertamente la scelta detto che lui non ha fatto, però vero, d'altronde forse tutti avevano visto delle cose un attimino diverse, puntando molto più sulla qualità anche dei giocatori che sono entrati, e forse sarà anche una formula da vedere per il futuro di questa squadra. Perché lui, è vero, gli va dato atto che comunque risponde sempre a tutto e cerca sempre di spiegare tutto. E questo secondo me è qualcosa di positivo, no? Non è che ti dice ma cosa stai dicendo. No, certo. Ecco, questo sì. Poggi, che mi dici? Poggi. Poggi.
Vado col cognome quando l'argomento è delicato. Vedi che ti cade pure il microfono. Allora, Paolino, che mi dici? Ma io credo che in questa situazione l'allenatore abbia giocato una carta, cioè, nella speranza che quello che si immaginava potesse funzionare, no? Cioè, non è che ha possibilità di scegliere, deve prendere una decisione e l'ha presa. Io dico solo dal mio punto di vista, in quella situazione non bisogna ricercare l'equilibrio, nel senso che l'equilibrio lo cerchi nel momento in cui hai riportato la situazione l'hai portata in porto, ecco. Dopo vai a cercare in qualche maniera dell'equilibrio, però io non sono allenatore, sono contentissimo che lei le abbia risposto pensando, cioè neanche giustificandosi, spiegando quali erano le sue intenzioni, perché in questo senso ha dato una spiegazione della carta che lui si è giocato in quel momento. Vediamo Samardžić e poi chiedo a te. Andiamo a vedere anche Samardžić. Sì, perché anche Lazar ha fatto una partita, magari non all'altezza di quella col Milan, ma un'altra partita, la terza consecutiva, di un certo peso. Va a recuperare palla, è un giocatore che sta iniziando ad abbinare sempre più, oltre alla qualità, guardate questa apertura con l'esterno, una cosa da insegnare nelle scuole calcio, ma anche tanta quantità. Questa era l'apertura per Camara, che poi aveva messo un pallone a rimorchio un po' leggibile, ma è lo stesso pallone che poi va a mettere per Lovric, quindi è una cosa studiata. E poi ancora, a proposito di qualità, si fa 10 metri palla al piede, piruetta, salta un uomo, calcia, palla fuori, però un giocatore che è stato presente, è stato dentro la partita e anche la sua sostituzione ha un po' stupito. Anche qui va in contrasto, ruba palla e dà il là a quell'azione che poi, come abbiamo fatto vedere anche prima, permette a Lovric di arrivare. Se Lovric qua fa gol è perché Samardžić è andato a rubare palla, oltre che per il bel servizio di Camara. Quindi nasce tutto da una grinta anche di Lazar, che nelle ultime settimane, insomma, è stato assolutamente protagonista. E poi ancora va su questo pallone di Thauvin, molto insidioso, sul quale nessuno si è andato a lanciare, forse un po' con qualche rammarico, però poi lui la raccoglie e calcia una grande botta che Carnesecchi è costretto, pur essendo lì, a deviare in angolo. Quindi altra partita di un certo valore di Lazar Samardžić, cioè della terza consecutiva. Marco, Samardžić, il cambio di Samardžić lo faccio commentare a te. Beh, copia e incolla sul cambio di Thauvin, sono usciti insieme e tra l'altro erano due giocatori, secondo me, che stavano facendo bene in quella partita, perché da lì in poi si è spenta la luce. Io ho fatto anche la domanda al mister, cosa è successo dal 60esimo in poi? E chiaramente hai fatto bene tu a fare la premessa. Ogni allenatore, sì, quando fa un cambio perché cerca di dare più qualità, no? Certo. Poi dipende in quale zona del campo. Sull'equilibrio mi rifaccio le parole su Paolino. Quando perdi 2-0 l'equilibrio conta poco e devi fare un qualcosa di diverso per cercare di recuperare il risultato. Io dico sempre, secondo me non abbiamo ancora capito al 100% i 5 cambi, perché per 5 minuti, per 6 minuti, tu puoi fare un qualcosa che va al di fuori delle regole. Perché se tu vuoi ottenere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso. Facendo un cambio ruolo per ruolo, anche gli avversari rimangono fermi lì. Metti in campo 2 punte subito, giochiamo per 3 minuti. Ricordiamoci, noi facciamo un cambio al 46esimo, quindi abbiamo ancora 2-3 slot per 4 giocatori nel secondo tempo. Perché io per 3 minuti, 4 minuti, non gioco con 3 punte autentiche? Vediamo l'Atalanta come si sistema un attimo. Dopodiché faccio il cambio, esce una punta, inserisco un centrocampista e ritrovo un po' l'equilibrio. Cioè, secondo me, ogni tanto l'allenatore deve fare un colpo di testa, calcolato, perché perdi 2-0. Quando sei sotto di 2 gol, Giorgia, devi cercare di fare qualcosa nell'immediatezza. Ecco perché dico tante volte, lui è chiaro, ha dato una spiegazione perfetta da allenatore, ti ha spiegato poi perché Pagero è entrato al posto di Samardžić e non di Lovric, quindi ed è condivisibilissimo il ragionamento. Però qualcosa è anche per stimolare i tuoi, perché gli allenatori tanto fanno con la voce, giochiamo, la riprendiamo, siamo in partita, stiamo dentro, tanto la fanno con i cambi. Con i fatti, perché certo. Se poi tu dici voglio riprendere la partita e metto dentro 2 difensori al posto di altri 2 difensori, faccio un esempio, è chiaro che sei un po' meno credibile. Se tu dici voglio prenderla, esce un centrocampista, un difensore, metto dentro 2 punte, allora, correggimi se sbaglio Paolino, anche i giocatori prendono coraggio e dicono ok, ma allora il messaggio che ci sta dando è quello di andare a prendere la partita. Perché incredibilmente sabato, delle ultime gare, dell'ultimo mese e mezzo, 2 mesi, è stata secondo me quella più brutta.
proprio perché da 60esimo in poi si è spenta la luce. Ed è una cosa che noi non ci possiamo concedere. Cioè noi dobbiamo lottare fino a quando l'arbitro fischia per 3 volte consecutive, anche se al 112esimo minuto non ha importanza. Quella è la cosa che anche a me, da commentatore, da tifoso, mi ha fatto un po' più male. Quasi la resa incondizionata con una squadra che per vincere ha fatto davvero poco. Perché noi fino al 60esimo abbiamo giocato alla pari dell'Atalanta. Le occasioni le abbiamo viste. Sì. Soprattutto poi con Toven e Samardžić, e poi chiudo. Samardžić è un giocatore che per me è utile nelle palle inattive. C'è stata una punizione che l'ha cacciata Sandilovic. Tu hai l'impressione che sono giocatori che possono in ogni momento il calcio d'angolo, qualcosa, la punizione laterale, la giocata. Io quelli che hanno qualità li lascio dentro qualcosina, un po' più di tempo. Devo recuperare la partita. Samardžić ha il tiro da fuori. C'era anche Martin Pagero, per l'amor del cielo. Ma li lascio in campo a costo di cambiare modulo. Anche perché sparigliando le carte voglio vedere l'Atalanta come reagisce. Okay. Altrimenti per loro è facile. Più che altro perché di solito la sostituzione, l'atto della sostituzione non è solo un aspetto tecnico, è un messaggio per i compagni, cioè per la tua squadra, per gli avversari, non è solo tattica. Tattica di campo, dico, è proprio tattica psicologica qualche volta. Okay. Bravo. È vero. Tutto questo ribadendo il concetto che sicuramente non lo fa per autolesionismo, chiaramente si fanno cambi per peggiorare la qualità che c'è in campo, non lo noi fa nessun arbitro. Noi vediamo da fuori, non sapendo magari tante cose. Vedrai che prenderà spunto, secondo me, da questa sua scelta sulle prossime che andrà a fare, perché dice forse non posso privarmi di tutta questa qualità qui. Vedrai che sarà servito anche al mister, da come ha parlato nel post gara, è servito anche al mister nel ragionarci proprio sugli elementi che lui ha a disposizione che possono fare la differenza in questo momento molto delicato del campionato. Ma anche Toven l'abbiamo visto anche, insomma, Gagliardo nell'atteggiamento, no? Sono già 3-4 partite che Toven è l'argento vivo addosso. Meno male che lo è. Dalla gara con la Fiorentina in poi. Esatto. È un giocatore che dà quella qualità che nel reparto avanzato l'Udinese in questo momento sta mancando. E anche l'imprevedibilità. È un giocatore imprevedibile. Non ci sono giocatori che hanno quel guizzo in questo momento qui che possono cambiare la partita con un'invenzione personale al di là del discorso tattico. Bene, adesso voglio chiacchierare un po' con voi e anche 5 minuti ci prendiamo per tutti i messaggi a cui non abbiamo risposto. Prima voglio vedere insieme a voi questa intervista, perché c'è anche un'altra, visione dei fatti, che è quella che ci ha dato German Dennis, intervistato dal Poma, fuori dallo stadio, che dice: attenzione però, perché questa Atalanta ultimamente è un avversario rognoso per tutti. Sentiamo German Dennis. È un momento nel quale l'Atalanta si trova in forma, sta giocando bene, e ha fatto un po' fatica a Udinese, però dobbiamo dire che è un'Atalanta che ultimamente sta facendo questi tipi di partite. Senti, l'Udinese insomma non riesce a trovare questa vittoria, cosa manca all'Udinese per ritrovare un po' di serenità? No, sicuramente dovrà approfittare le partite in casa, vincerla, perché ha una bella squadra, una bella rossa che tranquillamente buttare lì giù, dovrà essere minimo metà classifica, purtroppo i risultati comandano a volte. Comunque ho visto magari un Udinese in momenti di difficoltà, però comunque c'è una squadra che cerca di giocare, cerca di fare delle cose che magari non stanno riuscendo a farle, però manca qualche gol in più, però io penso che un attaccante come Luca dovrà aspettarlo un po'. Senti, tu hai giocato a Udine, conosci bene il territorio del Friuli Venezia Giulia, scorsa settimana tantissime polemiche sul caso Magnan, cioè cosa hai pensato tu in quel momento? No, purtroppo va giudicata e va penalizzata sia la società che gran parte della gente, non è stata gran parte della gente, è stata magari 2 o 3 disadattati, che poi alla fine è un periodo che alla quale bisogna evitare queste cose perché non porta a niente. Ciao. Anche perché che ricordo hai del popolo friulano quando hai giocato con l'Udinese? No, un popolo che segue a Udine, soprattutto è un tifoso che è fedele e bisogna rispettarlo. Ricordi sono bellissimi, un periodo era bello che noi avevamo fatto per eliminare i Champions, quindi con grandi campioni come Sanchez di Natale, ho avuto la fortuna di giocare con loro, però sono bei ricordi.
No, un mandi a tutto il popolo friuliano è un bellissimo ricordo. Pensa che anche non giocava perché davanti aveva Sanchez di Natale. Ma ti ricordi Lassano, cioè, che faceva Lassano, io quei ricordi là in ritiro, fantastico. Chissà perché la porti sempre sul mangereccio. Vabbè, mi ricordo il gol a Napoli, mi ricordo suo. Anch'io mi ricordo, cioè, se devo dire la verità, il mio primo ricordo è il 2-1 a Napoli con lui di Gökhan Günder, lui sì, dell'Asado. È vero. Comunque saluta sempre tutti, è un bel ricordo di questa terra. È vero, com'è stato l'umore? Allora, com'è l'umore, però, al di là della partita, che ok, hai perso, il momento è difficile, molto difficile, ma tutta l'aria intorno è in questo momento quasi un macigno più pesante di quella che è la realtà sportiva? Allora, è dura da digerire, insomma, la situazione, Giorgia, tu sai che io la vivo sempre bene insieme ai nostri tifosi, perché si parte la mattina con dei presupposti veramente incredibili. Sai che c'è una grinta pazzesca. Abbiamo parlato di Magnan, cioè di mangiare abbiamo parlato, abbiamo parlato adesso di Udinese, abbiamo cercato di buttare veramente tanta acqua e tanta sabbia su quel fuoco lì, no? Anche perché adesso continuano le polemiche, come avete detto prima con Michele Zanolla, e noi non vogliamo più parlare di questo caso, dai Giorgia, è imbarazzante continuare a parlare di questo caso. Sì. Parliamo veramente dei nostri tifosi, parliamo dell'Udinese, mancano 16 gare e tocca affrontare tutte insieme ai nostri tifosi, sono sempre stati convinti di quello che fanno, perché se no non si farebbero 700 chilometri, insomma 700 chilometri pesanti poi, perché è bello andare, ok, tutti felici nell'andare, e nel tornare che diventa un po' duretta, però la cosa bella è stata questa, anche questa volta i nostri tifosi, voglio evidenziare questa cosa qui, è stato bello vederli mangiare tutti insieme, condividere il pasto, il rancio friulano, insieme degli autisti che dopo ci portavano allo stadio, perché ci hanno lasciato praticamente nella prima periferia di Bergamo, quindi loro hanno fatto il loro accampamento, come gli alpini, e poi la mitica Renata, insomma, ha offerto il pranzo anche agli autisti degli autobus che ci portavano allo stadio, gli autisti bergamaschi, insomma, che hanno... Sono rimasti veramente sorpresi, ma ce l'avete con noi? Dicevano, sì, venite qua a mangiare con noi, condividiamo insomma il mangiare. Loro sono rimasti veramente colpiti, dopo magari se ci sarà la possibilità faremo vedere anche qualche altra intervista di questo momento veramente conviviale. Sì, abbiamo lo speciale, ma con tutto quello che... Comunque tifosi non mollano mai, Giorgia, ok? Quindi questo segno dobbiamo darlo. È dura tenere duro è dura, con tutta questa avversità? È dura, e mi ricollego a quello che dice il Poma, questa è la nostra friulanità, la condivisione, e il condividere la birretta, il taglietto, il panino col salame, questi siamo noi, non quelli che ci hanno descritto tutti i social. C'era molta amarezza comunque per questa, per tutto questo bailame mediatico. Si ha percepì, fatto male, ha fatto male perché ha colpito il cuore della friulanità. Il post partita, tornare magari a lavorare, sentirsi omofobi, razzisti, ho detto, ma stiamo parlando di noi friulani oppure veramente ha fatto male un popolo, non solo il popolo sportivo, quindi c'era quella amarezza lì, unita anche la squadra comunque non dà i risultati sperati, l'umore non era dei migliori, però come si sa noi friulani siamo duri, quindi seguiamo la squadra e ci auguriamo ovviamente che già da Monza possiamo vincere e tornare in pista, insomma. Assolutamente. Allora, flash di mercato e poi la raffica di messaggi, vai. Allora, intanto la notizia del giorno può essere riassunta con il titolo che fa anche la Gazzetta dello Sport. Alla fine Perez al Napoli è tendenzialmente saltato, perché insomma non c'era l'accordo definitivo tra Udinese e il club di De Laurentiis, e soprattutto lo stesso Napoli insomma ha scelto di tenersi Østergaard, che era quello che doveva far spazio proprio a Perez, invece ha convinto, soprattutto dopo la gara contro la Lazio pareggiata per 0-0 dal Napoli, e quindi Østergaard resta al Napoli, Perez resta all'Udinese, non parte il domino di difensori. Ci sono però delle notizie comunque ufficiali in caso Udinese, perché si sta sfoltendo la rosa dopo i vari Ake, Semedo, Gessand e Diawara, si aggiungono altri giovani che lasciano l'Udinese in prestito, per esempio Kina che va al Vizela, il centrocampista torna in Portogallo fino al 30 giugno, e quindi
concluderà, come si legge sul sito ufficiale, la stagione nel club della prima serie lusitana. Domingo, un grande in bocca al lupo, ma ci sono anche giovani che tornano. Vedremo se in definitiva o per essere rigirati altrove, però intanto Abancuà, il difensore che ve lo ricorderete, aveva esordito l'anno scorso e aveva giocato poi titolare contro la Juventus l'ultima gara del campionato 22-23, insomma conclude la stagione in bianconero e torna dal prestito al Chartron, quindi insomma un giocatore giovane di grande prospettiva che torna. Di conseguenza, insomma, queste sono le ufficialità in caso Udinese. Ricordiamo anche, perché no, che la primavera dell'Udinese in primavera 2 ha steso il Parma nello scontro diretto per il secondo posto. Ottima vittoria di Bubnic, della squadra di Bubnic, nei minuti finali con il gol di Asante. E come dicevi tu, concludiamo con la raffica di messaggi in cui si fanno i complimenti a Marco Ottavian per la proposta delle tre punte. Si va anche a salutare Mister Moras dicendo bentornato mister, era tanto che sentivamo la tua mancanza. Ma la domanda è una e una sola: c'è la possibilità reale secondo voi di vedere queste tre punte? Perché se ne parla, ci scrive Michael, da inizio campionato di questa voglia di fare quantomeno due, se non addirittura tre. Con due. Ecco. E poi mi collego chiedendo facendo una domanda che aveva posto Gio da Rivignano. Questa squadra, visto il mercato di riparazione che è stato fatto, quindi insomma si è toccato poco, è entrato Giannetti, alla fine di nomi grossi non ne sono usciti, Samardzic dovrebbe rimanere, Perez dovrebbe rimanere, abbiamo le qualità per salvarci? C'è chi non crede che sia così semplice, c'è invece chi dice ci toglieremo presto finalmente dalle sabbie mobili. Chi parte? Vabbè, parto io, dai, perché visto che viene tirato in ballo, io non ho detto che potremo giocare con le tre punte, ho detto che per parte della gara, se devi recuperare il risultato, okay, è un'opportunità. Parlavi di 3-4 minuti. Che politico, bravo. No, beh, Max, io ti salvi in cosa. No, difendo io, perché comunque l'argomento del giorno dopo le partite dell'Udinese è sempre quello: perché non si gioca 2-3 punte? Quindi sono tutti come Marco Ottavian, tutti allenatori. Quindi, Marco, hai detto una cosa giusta, perché tutti vorrebbero le 2-3 punte. Sì, però ci sono anche adesso. Se partiamo dallo 0-0 c'è un equilibrio, se perdo 3-0 che equilibrio devo tenere? Quindi è un altro ragionamento. Chiaro. Questa qua è una rosa ed è una squadra e ha dei movimenti specifici che le tre punte assolutamente no. Al limite due trequartisti, due punte sicuramente, chiamale come vuoi, però di default noi giochiamo con un centrocampo a tre e una difesa a tre. Poi vediamo se metterci due esterni, due sottopunte, una punta più forte fisicamente, una sottopunta, due punte autentiche. Questo lo faremo anche in base ai giocatori che stiamo avendo, perché noi fino a qualche tempo fa Brenner non ce l'avevamo, l'abbiamo visto sabato per la prima volta, Davis è entrato ed è uscito. Moras ne metterebbe tre e non si discute. Sì, però Giorgio, però il centrocampo tre forse... Conosciamo la propensione offensiva di Max. Attenzione Paulino adesso, chissà cosa dirà Paulino, perché ascoltava le parole di Max, anzi di mister Taviano. No, punterei, più di parlare di punte, punterei molto più, come ho detto prima, molto più su chi ha più qualità nei giocatori dell'Udinese, al di là che poi saper stare in campo lo sanno già stare. L'importante è che adesso l'allenatore individui quei 15-14 giocatori che ti portano a stare in una posizione in classifica più tranquilla, puntare molto più sulla qualità al di là della tipologia del ruolo che uno possa avere. Quindi qualità a discapito qualità, del numero di qualità. Punte. Voglio sentire anche la tua ricetta. Con calma, Paolo. Al di là dei calma. Numeri è l'atteggiamento che deve essere diverso, perché a me non sembra che l'Udinese abbia problemi nel creare, piuttosto ha problemi nello sbagliare, cioè non sfruttare le occasioni. E io parlo, come diceva Marco prima, stiamo parlando dell'inizio della partita, non situazioni di emergenza, certo. perché vinci, ok? Non perché, ma perché stai vincendo, allora devi adattare qualcosa. Per cui è l'atteggiamento quello che deve essere un po' diverso, la cattiveria nel andare ad attaccare, come fa Sandy, quel tipo di giocatore là, quello di cui c'è bisogno in questo momento, del giocatore coraggioso. In questo momento l'unica roba che bisogna avere è il coraggio e non il braccino, perché è l'unica ricetta per andare a cercarsi la fortuna. E sulla, parole sante. Sulla seconda parte parole di domanda che non abbiamo risposto, se abbiamo la qualità per salvarci, io sono convinto, io lo dico dall'inizio della stagione. Anche questa, Mauro è d'accordo con te. Questa rosa è una rosa di qualità. Cosa vuol dire qualità? Europa League? No, assolutamente.
Ma è una rosa che secondo me può stare tranquillamente al decimo, dodicesimo posto. Cioè, noi siamo più forti del Sassuolo sicuramente, sulla carta. Poi il campo ha detto di no, e quindi siamo d'accordo. Però è una rosa che secondo me, in confronti del Lecce o del Sassuolo stesso, secondo me, o del Frosinone, siamo una squadra che siamo, secondo me, più forti di loro. Però poi il campo dice delle altre cose, quindi dobbiamo dimenticarci quello che noi siamo sulla carta. Bravo, questo volevo dire, forse sono cose che, a cui non dobbiamo pensare. No, ma sono d'accordo, Gio. No? Adesso io l'ho detto... Devi sbattere il muso sulla classifica e da lì devi uscire. Perché, perché a maggio vedremo dove sei arrivato insieme alle altre squadre. Perché magari tu hai passato un momento molto negativo adesso, cosa che può succedere anche alle altre squadre. Tu magari adesso, vedendoti che stai toccando realmente il fondo, non fai nient'altro che devi solo rialzarti. Se ne è qualcuna che viene risucchiata. Qualcuna che verrà risucchiata, sì. No, che... scusa, finisco un attimo il ragionamento che stavo facendo. È che noi siamo in una situazione di classifica dove non possiamo pretendere che la squadra crei 20 occasioni da gol. Okay. Cioè, non dobbiamo pensare che giocando con più punte, giocando in maniera diversa, si devono creare 20 occasioni da gol. Il problema è sfruttare, alzare la percentuale di realizzazione nelle occasioni che si creano. Ecco. Sì, e aggiungo, e non commettere certi orrori che siamo purtroppo abituati nella fase, difensiva. Quello è un altro problema. È un altro punto. Al di là perché i gol che abbiamo preso ce ne sono tipo meno. Quello su rimessa laterale? Tipo quello su rimessa laterale, per non fare i nomi. Ma fammi vedere quante persone dei nostri erano in aria. Prima stavo riguardando il gol, solo per chiuderci con questo particolare. In quella rimessa laterale. Guarda la rimessa laterale. Cioè, siamo tutti sugli uomini, superiorità. Un gol che non puoi prendere, cioè, in assoluto. La rimessa al 46, quindi giocata così, tanto da parte dell'Atalanta, intendo dire, no? La giocano, manca un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arancioni sono in aria, a fronte di 2 dell'Atalanta, no? Ma io sì, però questo è il classico gol che prendi quando sei in quella situazione che se vuole uno schiaffo lo prendi tu, no? Esatto. Sì, sì. Ecco, cioè, in questo momento i gol li prendi. In questo momento gli schiaffi li prendi però tu. Però quando si parla di numeri, 3 punte, 2 punte, cioè, no, è l'atteggiamento che deve essere diverso. Va bene, allora direi che possiamo chiudere qui, anche perché dobbiamo vedere tutto il reportage della trasferta col Poma. Emiliano, noi sappiamo che tu sei anche un grande collezionista. Ho quel difetto. Quante maglie hai? Tante, davvero tante. Tipo? Un numero, dai, un numero. Le hai quantificate? Non le ho quantificate, le sto ancora inventariando, della verità. C'è una stanza piena? Sì, anche più di una stanza. Sì. Quindi un numero? Quella di Poggi ce l'hai? Sì, sì, più di una di Poggi. Penso di avere proprio tutto il seriale di quando ho giocato a Udine. 500? Sì. Conosci, no, non ho la maglia di Taviani quando ho sbagliato il rigore. Aia. Subito al torre tra noi giornalisti. Hai anche quella del Poma, ricordo. Anche quella, attenzione, anche quella del Poma. Beh, quella vale. Veramente, quella vale, con dedica. Quella vale un sacco. Emiliano, potevi glissare. Ma volevo dire. Dunque, Emiliano, un numero, 500, 600, sì, quante? Sì. Centinaia, va bene. Emiliano, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E ovviamente porta un saluto a tutti i tifosi che con te seguono sempre la squadra in trasferta e che non mollano e continuano a viaggiare, continuano a crederci, e siete veramente preziosi. Questo. E soprattutto, se posso aggiungere, c'è un seguito molto giovane della squadra. Bello, quindi, questo è bello. Ragazzi di ventenni, poi anche genitori con figli piccoli. Molto bello da vedere questo, cioè riportare le famiglie giovani allo stadio. Bene, ci piace questa immagine per chiudere. Grazie Poma. Grazie a voi e speriamo di vederci tutti allo stadio contro Monza, ma proprio tutti. Speriamo davvero, speriamo davvero. Sarà una settimana intensa, un'altra settimana intensa. Però basta parlare del caso, basta. Insomma, Magnan, perché qua il Friuli Venezia Giulia si mangia solamente. Bene, bene, si parla di Udinese. Va bene. Ok. Ciao Alessandro Sanza. Grazie, ciao a tutti. Grazie ragazzi, grazie Max Moras, ci ha fatto davvero piacere rivederti, davvero tanto. Altrettanto mi sono divertito, grazie a tutti quanti. Grazie Marco Tavian. Grazie a te, a Giorgia. Paolino.
Grazie. Ci vediamo fra un po' e vediamo sì. a che punto siamo. Esatto. Speriamo di essere un po' più su rispetto ad adesso. Ce lo auguriamo. Grazie a voi per averci seguito. Ovviamente continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti. Lo sapete, tutta la settimana torneremo, vi daremo insomma notizia di quello che succede. Gli appuntamenti sono quelli che conoscete: alle 7 con la rassegna stampa, alle 12 con ore 12, i nostri telegiornali alle 19 e poi ovviamente gli appuntamenti sportivi agli orari canonici, quelli non mancano mai. Ci vediamo lunedì prossimo alle 21 al Tonight. Buonanotte. Oggi ci faremo altri 700 km, 350 in andata, 350 in ritorno per questa trasferta veramente molto molto importante per l'Udinese. Saremo a Bergamo contro l'Atalanta, qui ci sono i nostri tifosi, tra poco si aggregheranno anche tantissimi altri tifosi. Voi oggi con l'Udinese vi aspettate? Speriamo bene, che Lotti suoni il pallone e che porti a casa la vittoria. Siamo pronti per questa trasferta a Bergamo? Pronti? Carichi e fiduciosi. Insomma, che Udinese ti aspetti oggi? Speriamo bene, una bella partita e tre punti. Perché noi siamo carichi, 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 come dico sempre, sempre solo Forza Udinese, quindi seguiteci, 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 anche su tutti i canali social. Allora andiamo, 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 qua c'è il nostro autista del cuore, eccoci qua, buongiorno a tutti. Allora facciamo vedere, caro Romano, che stiamo partendo dallo stadio. Siamo pronti e vi ricordiamo ancora una volta che vi racconteremo questa 22esima giornata su TV12, sempre solo Forza Udinese. E allora ci si rivede. Ci si rivede, ci si rivede, è sempre un piacere rivederti. Siamo pronti per questa trasferta? Prontissimi. Mitica Renata, si parte allora da Udine per arrivare a Spilimbergo. Adesso da Spilimbergo ci aspettano dove? Fiume Veneto, l'emisfero. E dopo? E dopo andiamo a Bergamo. A Bergamo per questa 22esima giornata. Trasferte non stop. I brividi mi vengono. Fatti vedere, Renata, vai. Vai, Sciarpe! Sharpie, sharpie, sharpie! Insomma, le trasferte con Renata e con il club di Spilimbergo sono sempre una garanzia. È sempre speciali, bisogna assolutamente venire con Renata perché Renata fa delle trasferte doc. Toven, vogliono la tua maglia, eh? Lei è la signora? Giuseppina, guarda, non per niente, ma sono una nonna, mi farebbe tanto piacere avere la tua maglia. Grazie. Sempre solo Forza? Udinese. Eccoci qua, voi come state? Bene. Tutto bene. Tutto ok. Il viaggio procede? Procede benissimo. Siete carichi? Carichissimi. Che Udinese vi aspettate? Ma io mi aspetto un'Udinese molto combattuta e speriamo in un bel risultato. È un'Udinese che sia, anche come le ultime uscite, solo concentrato fino al 99esimo minuto o 101esimo, quel che è, insomma. Che Udinese ti aspetti? Udinese che combatte però in un campo molto difficile, perché l'Atalanta in casa è veramente compatta e tutto. Lei che Udinese si aspetta oggi? Ma penso innanzitutto che sia una partita molto corretta, senza cori razzisti, senza niente, e che vinca, che porti una vittoria finalmente, che respiriamo un po' tranquillamente. Mi racconti di qualcosa di questa trasferta? Non lo so, è tutto da vedere, no? Siamo all'inizio, quindi vediamo. Chi l'ha convinta? Ah, è lì dietro, dopo intervistiamo anche chi l'ha convinta. Insomma, che Udinese ti aspetti invece oggi? Io spero che insomma le polemiche settimanali si trasformino in una bella rabbia agonistica, quindi una bella prestazione prima di tutto e poi magari anche un risultato, qualche punticino, un altro pareggio, chissà, incrociamo le dita e vedremo. Ben fatto, e insomma ha convinto la sua dolce metà a seguire l'Udinese? Negli anni 90 abbiamo fatto di trasferte con l'Udinese Club di Strasoldo, quindi non è la prima, è sempre venuta per noi, insomma, per stare in amicizia con la gente. Di cosa si parla qua? Di cosa si parla? caso strano dell'Udinese. Caso strano, insomma parliamo di questa trasferta con la mitica Renata, come sta andando?
con Renata sempre benissimo, stra bene, sempre. Sempre una garanzia, no? Sì, sempre bene. Vi ha svelato anche il menù del giorno? L'abbiamo preparato assieme. Ah, che bene, che bene. Non è vero, ma ho contribuito. Ha contribuito, sì? Sì, sì, ho contribuito con i dolci. I guerrieri devono riposare prima della battaglia. Stanotte ho dormito poco per il pensiero della trasferta, allora adesso... Tanti pensieri, eh? Rilasso un po'. Tutti su dov'è quasi punta? Ma io su Success stavolta, spero che Success sappia smentire questi ultimi periodi che non sono stati molto fortunati per lui. Tutto a posto, procede bene la trasferta? Molto molto bene, super. Che Udinese vi aspettate oggi? Ma spero un'Udinese combattiva e... con un po' più di sicurezza negli ultimi 10 minuti, senza amnesie difensive. Il gioco c'è, speriamo di portare a casa dei punti. Qua come procede la trasferta? Bene, bene, dai. Ditemi i vostri nomi, di dove siete? Mi chiamo Jacopo, sono di Valvasone, io. Alberto di Valvasone. Ci ha preso gusto adesso, è da Trieste, insomma, sempre con la mitica Renata, fa bene, eh? Portiamo il supporto, ci proviamo, insomma, ecco. Sì, 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 mitica Renata. Lei che Udinese si aspetta oggi e poi come si chiama e da dove arriva? Io Marco Sequasi, io mi aspetto un'Udinese attenta e da non perdere gli ultimi minuti come di solito e speriamo in un pareggio. E come si chiama, di dov'è? Roberto da Spilimbergo. Chi salutiamo oggi a Spilimbergo? Salutiamo tutti quelli che guardano Udinese TV, dai. Il fantacalcio l'avete fatto o no? Certo, certo. Lo sapevo, facce da fantacalcio. Voi chi siete? Lorenzo. Gianluca. Di dove siete? Le Stans. Fiume Veneto. Insomma, detto fra noi, chi avete schierato al fantacalcio dell'Udinese? Dell'Udinese Camara. Io Luca. Belli, siete sul pezzo, vi vedo concentrati. Sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. Voi chi siete, di dove siete? Simone da Castelnuovo. Davide da Travesio. E ricordiamo che la Renata anche questa volta ha pensato al Poma, perché mi ha fatto la colazione proteica, con l'ovetto. Con l'ovetto, va bene, buono? Buonissimo, Renata. Ok, adesso ti sei bevuto qualcosa di caldo? Tra poco bevo qualcosa di caldo, un bella caffè nero bollente, anzi un caffè bianco-nero bollente. Bianco-nero, sì, vabbè. Insomma, buono questo ovetto, eh? Buono, sì, dai, è proteico e fa bene, visto che sono a dieta, mangio solo uovo. Anche lei a dieta, anche lei? Sì, beh. Dieta zona come la mia. Sì, sì, dieta zona. Zona Bergamo. Oggi zona tattica oggi. Insomma, possiamo dirlo, mitica Renata. Numero uno, un'organizzazione, io la prima volta che vengo, impeccabile. Insomma, toccherà tornare? Assolutamente, adesso se farò trasferte tutte con lei. Insomma, Spilimbergo è sempre una garanzia. È sempre una garanzia. Io la seconda volta o terza che vengo con lei. Sempre bene, sempre brava. E come vi dicevo, colazione proteica, colazione... bella, bianconera, colazione importantissima. Renata pensa veramente a tutto e a tutti. E si riparte in direzione Bergamo, rimanete con noi. E finalmente è il momento di una cosa seria, la briscola bianconera della trasferta, eh? Quindi mi raccomando, rimanete con noi per questa super sfida che farò con Omar. Stefania. Stefania, io e te siamo in coppia. Okay. Christian. E Christian, siete pronti? Sì? Prontissimi. Guardate che io a briscola non ho mai perso. Neanche però, noi. Neanche voi. Neanche okay. Noi. Giochiamo con i motti o senza? Con i motti. Ah, c'è sempre solo un motto, eh? Ale Udin. Mister Cioffi. Beh, facciamo così, abbiamo già vinto. Complimenti, alla prossima voi, allora. Dovete alla prossima. Sempre solo Forza Udinese, che briscolata, che briscolata! Finalmente arrivati a Bergamo, adesso secondo pit stop per il pranzo bianco-nero. E adesso vado da Renata, perché questo è il momento per me molto ma molto importante. Il momento del pranzo, Renata, e quindi? È vellutata di cavolfiore. Mamma mia. La... Il tipo di verdura, sì. Però a me fa bene questo piatto, sì, qui, eh. Sì, non ci sono... Non c'è il carboidrato. No, no, no. I crostini li lasciamo agli altri.
e tu mangia quello che vuoi. Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. E che velutata sia, ragazzi. E che sia un sabato velutato. E siamo anche con gli amici di Bergamo, i nostri autisti che ci porteranno allo stadio. Insomma, come staranno questo pranzo rigorosamente bianconero? Beh, non mi aspettavo stamattina di svegliarmi e mangiare qualcosa di friulano, sinceramente. Ho mangiato arancine prima di scendere e andare al lavoro. Buono, tutto a posto? Complimenti, quasi quasi. Quasi quasi mi trasferisco, se vi serve un autista... Vi aspettiamo, anche perché il Friuli Venezia Giulia aspetta veramente tutti, eh? C'è tanta convivialità. Insomma, cosa possiamo dire di questi tifosi friulani? Accoglienza, tanta accoglienza. Non c'è... Spettacolare. La vellutata di broccolo, buonissima. Aspettando le polpette adesso, eh? Vabbè, le polpette poi ci appresentiamo un pochettino. Forse va bene così, saremo a posto così. E adesso devo capire a chi sta mandando il messaggio. Oh, mia mamma. Allora, salutiamo la mamma, come si chiama? Manuela. Manuela, tutto bene qua, non ti preoccupare, stiamo anche mangiando, eh? Insomma, che Udinese ti aspetti oggi? È la Vittoria. La Vittoria, lei come si chiama? Francesca. Pensavo Vittoria, pensavo. No. Francesca, da quanto tempo segui l'Udinese? Da pochissimo, perché è da un mese che vivo qua. Complimenti, di dove sei? Della Calabria, di Catanzaro. Come sta andando la trasferta? Bene, bene. A posto? Si sta divertendo? Si sta? Si giri un attimino così il sole bacia i belli, no? Assolutamente. Renata, cosa succede qua? Vedo una grande coda. Cosa succede? Cosa si distribuisce? Polpette di manzo. Cosa mi dice, signora, di questo piatto? Buonissimo. È buonissimo senza assaggiarlo? Sì. Quando l'assaggerà sarà ancora più buono. Ancora più buono, sicuro. Cosa mi dice di questo piatto? Altissimi livelli, veramente. Altissimi? Altissimi, veramente, sono senza parole, buonissimo. Signora, cosa mi dice di questo piatto? Squisito. E sempre solo forza? Udinese. Cara Renata, è il mio turno, allora. Una sola patata e due polpette, solo due. Prima mi avevi detto due patate e due polpette, adesso hai cambiato idea. Allora facciamo una patatina in più, va bene. Due patate e due polpette, perché... L'ho già preparato. Ha già preparato tutto, bene, perché le altre due polpette le diamo alla dea. E allora non mi resta che mangiare la patata friulana. Mmm. E la polpettina di manzo friulano. Mmm. Per le altre polpette ci pensiamo dopo. Totalmente dipendente, non so stare senza te. Abbiamo invaso Bergamo con il nostro Friuli sempre nel cuore, lo diciamo. Poi qui ho Stefania di Valvasone, oggi è stata la mia compagna di briscola, briscola bianconera. Insomma, oggi Stefania li abbiamo battuti, eh? Ma proprio di brutto anche. Di brutto, naturalmente abbiamo calato sempre il colore bianconero e ce l'abbiamo fatta. Sì, di largo margine anche. Senti, com'è andata questa trasferta per adesso? Per adesso benissimo, perché il club Spilimbergo è una garanzia. Poi Renata, quando comincia a mettere a tavola tutto quello che organizza, finita. È mitica veramente. Salutiamo gli amici di Valvasone che ci stanno guardando, gli amici di Udine, gli amici del Friuli, tutto il Friuli che ci sta seguendo, li saluto tanto, tutti quanti. Insomma, un forte abbraccio, perché sappiamo che qui, insomma, il settore ospiti è andato sold out. Volevate essere in tantissimi insieme a noi, ma oggi cercheremo di impegnarci anche per voi. Ne approfitto per salutare anche Alessia, ci stanno chiamando anche in questo momento. Chi è? Con chi stai parlando? Un tifoso di Bergamo, sto aspettando che gli porto i biglietti, e adesso noi glielo porteremo, perché noi facciamo del bene anche a Bergamo. Insomma, si conclude la 22esima giornata di campionato, Atalanta 2, Udinese 0. Che partita hai visto oggi? Beh, una partita dalle due facce. Primo tempo molto bene l'Atalanta e ha fatto due gol. Secondo tempo molto meglio l'Udinese, però non ha fatto gol. Credo che sia tutta lì la partita di oggi. Una squadra ha segnato, l'altra c'è andata vicina, ma l'Atalanta non mi è piaciuta. Mi è piaciuta molto di più l'Udinese nella ripresa, però penso che alla fine il risultato rispecchi i valori in campo. Purtroppo è stata una trasferta bella, peccato non siamo riusciti a vedere neanche un gol. Il primo tempo ci faceva peccato per le due occasioni, no? Di Toven, di Luca, e peccato perché si poteva giocare bene. Poi secondo tempo siamo calati, secondo me, peccato, dai, fuarce Udine.
Anche perché le occasioni ci sono state oggi. Sì, c'è da dire che gli infortuni non aiutano, perché secondo me perdere Pereira per quest'Udinese è una grave mancanza, giocatore di una qualità superiore. Secondo me anche i cambi, togliere tutta quella qualità in poco tempo, in due cambi, Toven, Samardzic, un gran peccato. Trovo che l'Udinese abbia la qualità degli uomini per salvarsi e secondo me non bisogna mollare. Comunque Milan-Atalanta, due prove dure, secondo me le partite vere arrivano adesso.